sono dei processi ben precisi, ci sono delle modalità ben precise, ci sono delle regole, bisogna averle studiate e soprattutto praticate. Quindi questo a volte può essere conoscere, se non lo sai fare, conoscere al tuo stesso progetto, così come improvvisarsi social media strategy. È una cosa terribile, cioè non è che perché sai smanettare, diventi Alessandro Tartaglia, una cosa che non fa questo lavoro. Che non fa questo lavoro. Ma se lo facessi, cioè, lo farebbe bene. Nel senso che però tu questa roba... Sì. Cioè io la faccio perché mi piace studiarla. Però per esempio io quando devo farla per un cliente, 70 volte su 100 la faccio fare ad altri. Nel senso che la faccio per la mia azienda, sono diciamo, l'unico responsabile della comunicazione della mia azienda e lì non nessuno può mettere botte. Però se Arti mi chiedesse di fare la social media management di Arti, io non lo farei. Io farei fare a un social media manager il social media manager e lo aiuterei a sviluppare la strategia. Però, è una questione di competenze, sì, esatto. Voglio dire, però... Però lo potrei fare, solo che preferisco... Sì, è chiaro. Però torna anche quello che diceva Matteo, è giusto dare a chi fa una cosa specifica la possibilità di farla bene, perché io magari cioè, non mi aggiorno più di tanto su quella cosa. Ma noi considerate che per quanto riguarda la comunicazione sui social del TEDx, Matteo lavora con un gruppo di, quanti erano, 10, 12? Sì, una decina. Una decina di persone suddivise per vari profili, cioè nel senso, cioè, chi sa usare bene Twitter e... hanno deciso insieme di lavorare su Twitter, chi ha lavorato su Facebook, chi si è occupato del sito, cioè ci sono delle competenze specifiche ben diverse, magari su questo Matteo non lo so, vabbè, ma forse ne parlate dopo. Sì, poi ne parliamo, però sì, bisogna, diciamo, al di là dei volontari, diciamo, no? Superiamo questa cosa dei volontari, è ovvio che diciamo, uno strumento non è, cioè, non è che i social network, Twitter, sono due cose completamente diverse, che hanno... soprattutto, e lo vedremo, metodi di analisi diversi di ciò che succede, di quali sono i risultati che tu puoi ottenere o addirittura gli obiettivi che puoi raggiungere, totalmente diversi, stili totalmente diversi, tecniche totalmente diverse, per cui magari il pomeriggio poi vediamo un po' più nel merito. Franco, vuoi chiedere qualcosa, Gabriella? No, una curiosità, qual era le sue esperienze prima di organizzare TEDx? Cos'è? Se avete fatto esperienza di, diciamo, nell'ambito formativo di gestione del management culturale, no? Dunque, io ho un percorso un po' strano, nel senso che ho studiato giurisprudenza a Milano, mi sono specializzata in tutela dei diritti umani in ambito internazionale. Ho lavorato per moltissime organizzazioni non governative, facendo missioni all'estero, e ad un certo punto mi sono resa conto proprio che c'era un gap di comunicazione tra quello che veniva fatto e come veniva raccontato e la percezione retorica che c'era rispetto al racconto di quello che accadeva. Io ho fatto zone di guerra, mi sono occupata di bambini soldato, cioè ho fatto una serie di esperienze che sono quelle della cooperazione. Quindi a un certo punto, per farla breve, mi ritrovo a Milano e decido di fondare uno studio di comunicazione sociale, cioè volevamo lavorare solo ed esclusivamente con le organizzazioni non governative. Per fare questo mi sono trovata con un designer e con un art director. Abbiamo deciso che avremmo fatto questo di mestiere. Quindi per un lungo periodo ci siamo occupati di comunicazione esclusivamente per le organizzazioni non governative, quindi Emergency, Amnesty International, Greenpeace, molte organizzazioni americane. Abbiamo lavorato pochissime volte perché per noi era quasi impossibile il dialogo con i ministeri, il Ministero delle Pari Opportunità, il Ministero del Lavoro, però lì la RAI, non ne parliamo. E contemporaneamente quindi ho anche lavorato con le organizzazioni non governative facendo il percorso al contrario. Da ragazzina ci sono entrata come volontaria, quindi ho fatto tutto il percorso dell'attivismo, fino a che poi sono diventata direttore della comunicazione per un periodo non lunghissimo di Amnesty International. Poi per un'altra serie di motivi sono rientrata qui. Sono tornata qui a Lecce e continuo a fare questo di lavoro e poi è nata la collaborazione su TEDx. Facciamo? Le competenze nell'ambito del management. Del management zero.
Io non so come si porta avanti un'impresa, ma sono presidente della cooperativa. Abbiamo fatto milioni e milioni di sbagli, ma seri, grossi, e sono tutti legati soprattutto a una cosa fondamentale, che non sapevamo effettivamente che cosa volevamo fare. Cioè non c'è stato un accompagnamento, non ne parliamo, ma non c'è stata proprio una seria riflessione. Infatti a volte con la Lega, no, con il ruolo, mi capita di parlare ai ragazzi che hanno forse in mente di fare una cooperativa, e finalmente ho capito che cosa devo dirgli, no? Che effettivamente se noi avessimo fatto un ragionamento sulla nostra idea, con la consapevolezza che non doveva essere per forza quella come l'avevamo immaginata, precisa, ma con la disponibilità a negoziare, no? L'idea rispetto al contesto, al network, alle partnership che riesce a instaurare, l'idea, le persone, quello che ho capito dall'esperienza nostra, un'esperienza che tu conosci, anche dolorosa, no? In alcuni momenti, le persone è fondamentale, cioè proprio le persone con cui tu hai in mente di fare qualcosa, è indispensabile che siano quelle giuste. Io non credo per esempio a tutto l'immaginario legato alla retorica, legato alle start-up, no? A persone che si mettono insieme per uno scopo di business, diciamo che quello solo, non credo. Credo alle persone che proprio si conoscono e mettono su un'impresa, cioè mettere su un'impresa è una cosa seria, non è una cazzata. E la squadra, l'idea e la passione, diciamo, è fondamentale, cioè non, l'esperienza nostra, diciamo, è... Come individuarle queste persone? Come? Praticamente, proprio praticamente. Tu sei contento dei soci che hai? Cioè come reclutare, come accorgersi che una persona sta condividendo la tua stessa idea? Perché attorniarsi di persone, voi avete parlato di volontari e di gente, tante cose belle. Cioè, di tante cose belle, no? Ma io per esempio mi alzo la mattina e io non riesco a comunicare, io faccio tutt'altra cosa, mi chiudo in una stanza, faccio tutte le idee, faccio il laboratorio, seguo, impasto, sperimento, creo una cosa bella. Alla fine vedo. Ma questo è bellissimo. La fai vedere e ti dicono che è fantastico. Questo funziona e non esce dal laboratorio. Cioè io non ho il dono di comunicare. Se poi mi capita di farlo, mi accorgo che in effetti avevo ragione, che quell'idea, l'idea che ho avuto, funziona. Adesso voglio trovare una persona, delle persone che condividano con me questa passione, perché si tratta di passione, al di là dei soldi, del denaro. Prima magari vediamo un po' di mettere su qualcosa. Come faccio? Cioè io fino adesso, perciò dicevo prima, non ci sono riuscita, l'esperienza l'ho avuto, l'esperimento l'ho avuto. Sono stata volontaria per 5 anni e non soltanto salivo sulle scale, ma lavavo anche i bagni del teatro. E alla fine non mi è rimasta l'esperienza, tutto quanto. Anche quello, oltre a fare spettacoli e tutto il resto, però poi davo pure, ho fatto sala, facevo sala, tutto quanto, le porte aprivo, chiudevo, però poi alla fine ho detto no, io ho le mie idee, le voglio portare avanti. E non ho incontrato persone ho incontrato persone che mi facevano capire che volevano subito essere ricompensate, ma il teatro arrivare a un obiettivo è difficile. Cosa chiedevi a queste persone? Cosa hai chiesto a queste persone? Come hai impostato la relazione? Ecco, partendo dal fatto, come ho detto prima, non riesco, no, ad avere, ecco quello che cercavo qui oggi, capire come, cosa... Ti riformulo la domanda. Sì, ho capito. Obiettivo della tua relazione, qual era? Io facevo vedere quello che facevo, cosa volevano condividere con me. Cosa? Quello che tu facevi. Quello che facevo. Nel senso di farlo insieme? No, non fare quello. Ok, non quello che stavi già facendo. No, fare
poter aggiungere a qualcosa, cioè, in che senso aggiungere qualcosa? Nel senso che io facessero proprio questa parte di comunicazione. Ok, quindi volevi che loro facessero un lavoro per te, per, in base a dei lavori che tu già facevi. Ma insieme a me. Sì, ma sì, avrebbero comunque dovuto farlo per te, perché comunque sì, era il tuo lavoro da comunicare. Non troverai mai nessuno. Se venissi da me a propormi una cosa del genere, ti direi pagami. Nel senso che posta così non puoi trovare volontari, perché il volontario parte, l'ho detto prima, sull'emotional sharing. Se tu non gli dai la possibilità di essere protagonista, di creare qualcosa a lui... No, infatti io non mettevo limiti a questo. Io ho detto da aggiungere al mio lavoro. Ma cioè, se c'è un lavoro di partenza, no? Se c'è stata una fatica di partenza... E poi si dà la possibilità, l'occasione di aggiungere e quindi di diventare, di fare qualcosa che io non riesco a fare, a parte la comunicazione. Ma si tratta, cioè, di un lavoro artistico, il tuo? Il mio, sì. Ok, cioè, il tuo, quindi il tuo lavoro artistico, esempio, che è espressione di te, tu volevi essere aiutato a comunicarlo, correggimi se sbaglio. Sì. Ok, quindi e ci stai dicendo che hai trovato difficoltà nel reperire qualcuno che fosse realmente motivato e che volesse aiutarti a comunicare il tuo lavoro diciamo artistico, giusto? Sì. Ok, io ti dico che quello che vedo come criticità in questa situazione è che tu cercavi qualcuno che ti aiutasse a far uscire meglio quello che tu già facevi per te stessa. Il per te stessa, per quanto possa essere nobile l'arte, magari lo fai anche con un fine sociale, però l'arte è espressione di sé, di solito. Io personalmente non aiuterei mai un artista a comunicarsi, perché l'artista, se ha bisogno di esprimersi e poi vuole che la sua arte venga comunicata, mi paga. Diverso è Gabriella o Marco o Pinco Palla, che hanno un'idea di una cosa che modifica il mondo in cui io vivo, capito? E che mi dà la possibilità di entrare nel processo che determina questo cambiamento nel mondo in cui io vivo, in cui vivranno i miei figli. Allora qui io mi metto in gioco. Ma non e è ti nemmeno dico... scontato però. E non è nemmeno scontato. Dipende da una serie di cose, dipende se ho il tempo giusto, dipende da quanto effettivamente un investimento tuo o un investimento nostro, da quello che mi può portare dopo. Da quello che può portare a te dopo. A te dopo. No? Cioè, tu cerchi un partner, fondamentalmente cerchi un socio. Esatto. Un no, socio. No, un socio. Un dipendente o un socio? No, delle persone che in uno spazio che io ho già creato si prendano il loro spazio. Allora, per ingrandire, per portare avanti questo sogno, questa quale passione, sogno? Questo progetto. Io ad esempio, io lavoro per dare spazio dove non c'è spazio alle attività per esempio dei bambini. Però questo sogno che tu dicevi è il tuo sogno? Il punto di partenza è questo. Esiste. Sì, no, cioè, però è il non tuo. È che il mio... No, cioè, però, perdonami. Probabilmente cerchi, è come se tu cercassi, facessi una call, cioè una chiamata per condividere con qualcuno uno spazio di co-working. Cioè, tu hai il tuo spazio dove tu fai le tue cose. Vorresti che qualcuno dall'esterno venisse dentro al tuo spazio, probabilmente per fare cose con te, però diciamo, l'ambito è talmente già dai contorni ben definito che è difficile che uno in un brevissimo periodo entri nel tuo spazio e lo senta come proprio. Esatto, ma non cioè, è il suo sogno, il suo spazio, la tua arte, quindi la tua espressione di te stessa. Cioè, apparentemente è sempre... ma lei, io ho capito che vuoi, cioè lei è un socio, o comunque un collaboratore. Sì, un socio. Allora io ho capito quello di cui tu hai bisogno, ma ho capito pure quello che tu vuoi, che non sono la stessa cosa. Cioè tu hai bisogno di una cosa, cioè, però vorresti un'altra. Un domani finisco di fare questa attività, non c'ho voglia di continuare. No, quindi tu lavori con i bambini. Sì. Fai tipo laboratori di manipolazione, di creatività con i bambini, nelle scuole, con gli enti pubblici, giusto? Il progetto tuo, l'impresa... La lettura, racconti teatralizzati, e credo che ci sia spazio per tante altre idee, tante in questa associazione. Che vorresti creare? Ce l'ho. È l'associazione di una persona. Cioè, tu.
4. Okay. Queste 4 persone però, diciamo, sono un po', diciamo, demoralizzate. No, hanno bisogno di ulteriore persone, no, perché così le cose possono fare di più e meglio. No. Quello che secondo te è il tuo problema è un problema di comunicazione, mentre il tuo problema è un problema manageriale, se vogliamo, anche se in associazione non è. C'è un problema proprio di organizzazione, perché secondo te hai bisogno di qualcuno che ti faccia, che ti aiuti a promuovere, cioè lei fa le cose, poi la gente per caso conosce le cose che fa e dice, caspita, bellissimo, io non sapevo che esistessero queste cose, giusto? Questo è un discorso. Poi c'è un altro discorso che è, che credo che lei abbia bisogno di ulteriori persone per ampliare le possibilità anche in futuro di evoluzione del suo business e per migliorare la, diciamo, l'efficacia del suo business nell'immediato. Quando dico business, no, quando dico business, la traduzione della parola business non è guadagno, la traduzione della parola business è occupazione. Quindi quando tratto di business, io quello con cui tu ti tieni occupata, perché tutti noi, ora vi dirò un'altra cosa sconvolgente, tutti noi moriremo, tutti noi, non ridete, tutti noi moriremo e tutti noi passiamo del tempo qui aspettando di morire. Quello che voi fate, vi illudete che sia la vostra vita, il vostro lavoro, è l'attesa della vostra morte, tutti, anche la mia. Quindi possiamo decidere di investire in tempo in modo più o meno, diciamo, divertente e entusiasmante. Ragazzi, è inutile che fate tutta questa cosa, lo sapevate già, smettetela. Quindi, diciamo, la morale della favola è la seguente. Tu, a uno che si sta annoiando nel frattempo che deve morire, gli devi offrire qualcosa che gli faccia dire cavolo, questo vale proprio la pena di non fare altro per fare questo. Ora, se tu offri a chiunque la possibilità di entrare in un processo già avviato, dai contorni già un po' definiti, sostanzialmente governato da un gruppo di persone che ci lavora da tempo, difficilmente avrai la possibilità di accendere un entusiasmo negli altri. Per accendere l'entusiasmo negli altri, le cose più facili da fare sono dargli la possibilità di cambiare il mondo dove vivono, la possibilità di essere protagonisti di un processo, visibilità, soldi, questo puoi dargli. Quale di queste cose? Magari c'è anche, puoi partire dalla cosa più semplice, che potrebbe essere un difetto di comunicazione, noi lo sappiamo. Sì, sì. Quello sicuramente. Sai quello che fa, capito? Anche il tempo, cioè il tempo, se io non ho il tempo, no? Io non, adesso, ad esempio, io fino a ieri non conoscevo Matteo, per dire, un esempio. Adesso mi posso anche rivolgere a lui. Ma tu quante, no? A quante situazioni tipo questa hai partecipato? Come questa? Tipo questa. Pagina Facebook. Quanti, posso chiederti i numeri della pagina? Per capire un attimo, non per... Quanti amici hanno? Possiamo chiederti il mio nome. Il mio nome. Ok. Più o meno quante persone seguono la pagina? Cioè il suo profilo, No, è un profilo o è una pagina? Un profilo, ok, non c'entra quindi, non c'entra niente. Non c'è il progetto. Okay. Okay. Ora è chiaro, facevo le domande solo per capire. Quindi... Io sono un po' chiusa... Tranquilla, ti vogliamo aiutare. Riavvolgo il nastro. La morale della favola è: ti devi dotare di strumenti, prima di tutto metodologici e teorici e poi pratici per fare questa cosa che devi fare. Non ti servono le persone. Posso correggerti, scusami. Devi prima mettere per iscritto che cosa cacchio vuoi fare. Metti per iscritto, veramente, dico, prendi carta e prendilo. Ma avrà uno statuto se è un'associazione. Ma sai lo statuto, gli statuti che no, sappiamo tutti. È un esercizio proprio di... Metti per iscritto che cosa fai, sì, che cosa vuoi fare, tu che cosa fai, laboratorio... Senti, non mi guardare. Senti, metti per iscritto su un foglio bianco che cosa vuoi fare, cioè io voglio fare laboratori per i bambini, mi voglio rivolgere alle scuole, gli enti pubblici, i laboratori per i bambini funzioneranno così, punto. Lo prendi e sulla base di questo capisci da sola, forse, se riesci, oppure ti affidi a qualcuno che si occupa di comunicazione, quali potrebbero essere i passi successivi, oppure o qualcuno dopo, che si occupa di organizzazione. Oppure dopo, siccome sono le 1:30, dopo nel pomeriggio prenderemo il suo cosa come caso di studio e lavoreremo su questo. Perfetto. Tanto noi servono solo pretesti. Quindi lascio il video. Torna al pomeriggio. Ma io devo stare qua, io sono di Nardom. Okay. Io avevo letto fino alle 2 oggi. Va benissimo. Di una, diciamo, di
di un evento, di un'operazione culturale in generale. Quindi, per esempio, che cos'è il piano di comunicazione, come bisogna partire, da che cosa bisogna partire, come scegliere i mezzi e queste cose qua. Due, parliamo del suo caso specifico, cioè ci facciamo dire da lei qual è la situazione e capiamo insieme come strutturare, come potrebbe essere utile, capiamo insieme come potrebbe essere utile per lei, diciamo, strutturare una comunicazione. Tre, dicevo Alessandro, uno, proviamo, cioè ragioniamo in generale su quali sono gli elementi principali della comunicazione di un evento, il piano di comunicazione, il media plan, il contenuto, il messaggio, le cose varie. Due, ragioniamo sul suo caso specifico, suo caso ci facciamo dire che cosa vuole e capiamo insieme sempre come, sempre se ti va. È una cosa che possiamo... Certo. Come esempio, quindi per capire, no, come si potrebbe fare, oppure tre, capiamo insieme se riusciamo a avere un'idea, strutturarla in due ore e immaginare una serie di strumenti di comunicazione, anzi quattro sono possibili, serie di strumenti di comunicazione per la sua promozione, un'idea ex novo, che magari, perché c'è anche questa ipotesi in piedi, potremmo anche provare a realizzare, giusto? Cioè proprio a mettere su, perché al Castello di Castagnano c'è una data di disponibilità, perché sono comunque... L'idea potrebbe essere quella di, se abbiamo un'idea di natura artistica magari, di iniziare oggi a parlarne e poi svilupparla insieme anche in un'altra occasione e realizzarla magari proprio in occasione del laboratorio dal basso che verranno loro a Castagnano dei Greci, nel Castello. X. Tra l'altro su questa cosa ci potrebbe già essere un'idea, a tavola ne parlavamo, e Fabrizio potrebbe a questo punto entrare proprio nel laboratorio. Ancora non abbiamo deciso però. Una cosa sull'alimentazione, siccome lei si occupa di, diciamo, di alimentazione, cioè non cucina, cioè proprio si occupa di alimentazione, diciamo di un certo tipo di alimentazione, potremmo immaginare una specie di, non spettacolo, però di evento legato all'alimentazione, magari legato anche al racconto di storie legate a prodotti, perché lei soprattutto cose, il crudismo, no? Il senso delle relazioni umane, con sperimentazioni sulla cucina cruda, per capire se realmente se ne può beneficiare, cioè se realmente mangiare verdure crude ha senso di mangiare le torte, questo faccio. Sperimento su di me e racconto quello che accade. Cioè per esempio potrebbe essere interessante individuare... Artigiani del sapore. Per esempio potremmo individuare 4-5 prodotti, si dice così, ingredienti, cioè individuare, non adesso però, diciamo creare il progetto, individuare 4-5 ingredienti, individuare le storie di questi 4-5 ingredienti, faccio per dire la storia della zucchina. Chi ha portato questo prodotto in Italia? Come l'hanno portato? Sicuramente riusciamo, facendo una ricerca, a individuare una storia che sia raccontabile, con un lavoro, diciamo, di direzione artistica, diciamo, di redazione artistica, non so se dice così, si può rendere questa storia ancora più comunicativa, si possono individuare delle figure, diciamo, dei professionisti, anche tra di noi, tra di voi, che hanno delle competenze, diciamo, dal punto di vista dell'arte, no? Di attori, che raccontano quella storia e si può mettere su un vero e proprio, non spettacolo ma evento, che racconta le storie di quattro ingredienti e Artigiani del Sapore, mentre racconta, fa assaggiare cioè i singoli ingredienti allo spettatore. La comunicazione di questa cosa, diciamo, si apre un mondo di possibilità, io già mi sto immaginando che è materica, sicuro, però oppure no, quindi ci può essere questa opzione. Ricapitolo. Anzi, la quarta opzione è ragioniamo in generale sui social network, come si possono utilizzare, quali sono le potenzialità, in generale sempre. Quindi, in generale, campagna di comunicazione, in generale i social network, nel particolare la sua esperienza,
nel particolare questa storia sull'alimentazione. Che facciamo? Secondo voi? Cosa può essere più interessante? Percorso che poi si completa. Magari non se ne fa nulla, cioè la prossima, cioè non è che riusciamo a fare tutto oggi, no? Oggi mettiamo le basi, poi ciascuno di loro si può iscrivere a X o a Y che sono i laboratori di 15 giorni a Castrignano qualora volessero approfondire il tema della comunicazione. Sì, questo sì. Però per esempio cioè, il fatto è una scelta diciamo importante questa qua, perché scegliere di mettere in piedi una cosa del genere potrebbe significare che diciamo, oggi mettiamo le basi, ma bisognerebbe rivedersi poi, no? Quindi diciamo diventa impegnativo. Che vogliamo fare? A me piacerebbe vedere una delle due progetti diciamo concreti. Sì. Però se è possibile anche legarla visto le social network, si può ritagliare una piccola parentesi. Ok. Diciamo per non perdere, per non parlare troppo in generale. Allora, ipotesi, facciamo una cosa generale sui social, potenzialità, e poi facciamo un focus in particolare sulla sua storia, cioè in che modo lei, cioè far capire, per esempio, lei, tu promuovi le cose che fai sui social, su Facebook? No. Però sei un po' avvilita. No, sono stanca. Ah, ok. Piuttosto che prendere modi di metterla al centro, non so se ne ha voglia, magari possiamo ragionare sul caso della creazione ex novo, credo. Oppure analizzare il suo blog, se ti dà, non lo so, te lo raccontare. Se ha 4.000 follower da un anno e mezzo, racconto quello che faccio, questo comando, perché lo faccio, racconto questo. Ok. No, non c'è la componente artistica, però c'è una questione di cultura, che è un po' quello che dicevamo stamattina, ovvero c'è un obiettivo di base che è quello di aggregare una comunità, che è uguale diciamo, più o meno a quello che ci diceva stamattina, una comunità attorno a dei valori. Quali valori? I valori dell'alimentazione consapevole, della cucina senza derivati animali e di una riscoperta delle tradizioni anche in un'ottica di innovazione. Quindi questi elementi conditi diciamo, attraverso il tempo con un racconto quotidiano sui social networks, che in questo caso sono un blog e Facebook, una pagina Facebook, portano le persone a interessarsi di questi argomenti. Quindi prima scatta un meccanismo di curiosità e fascinazione, poi mano a mano che diciamo, le persone continuano a seguire il racconto che viene alimentato con immagini, post, video e quant'altro, le persone si interessano, quindi passano dalla fascinazione a una interazione. Quindi qualcuno comincia a chiedere la ricetta, qualcuno comincia a chiedere perché questo ingrediente e non quest'altro ingrediente, qualcuno addirittura azzarda a dire ma se usassi quest'altro ingrediente ancora che cosa succederebbe e via dicendo. Questo meccanismo fa sì che la comunità, se alle domande della comunità viene data una risposta, il modo in cui viene data la risposta è coerente al racconto, quindi c'è una sorta di modus operandi che significa comunque, le persone apprezzano e tributano una ulteriore interazione. Quindi ci si inizia a fidare dell'interlocutore. L'interlocutore, che può essere un marchio o una persona o un gruppo di persone, diventano in qualche modo depositari di autorità. Quindi se l'ha detto quella persona, in qualche modo inizio a fidarmi.
Bene, questi meccanismi, che sia la pratica artistica, che sia il cibo o che sia, non lo so, sono prevalentemente sono quelli, cioè rimangono intatti. Un buon politico deve fare esattamente la stessa cosa, una società deve fare esattamente la stessa cosa. E se mi permettete, tornando al discorso della guerra totale di stamattina, anche questa guerra che viviamo e nella quale viviamo è la stessa cosa, cioè, ovvero ci sono persone, gruppi di persone che cercano di polarizzare, questo è il termine tecnico, quindi di aggregare energie, interesse e altri esseri umani affinché si diffondano delle idee piuttosto che delle altre. Nel libro Il gene egoista di Dawkins, quello che vi ho citato stamattina, a un certo punto lui, che è un genetista, uno scienziato, arriva a fare un'ipotesi abbastanza agghiacciante. Lui dice che le uniche forme di vita sulla Terra sono le idee e che gli esseri umani sono solo dei vettori, dei simulacri per le idee. Quindi noi sostanzialmente non facciamo altro che farci infettare da un'idea, la portiamo in giro, permettiamo a questa idea di passare ad altri, la contaminiamo con le idee degli altri, ma in realtà noi siamo poco. Anche se pensate all'orizzonte temporale, al fatto che moriremo presto, effettivamente siamo poco. Ci sono idee che sono molto più longeve dell'umanità. Se pensate alla democrazia, se pensate alla guerra, se pensate alla paura, queste sono idee potentissime che hanno millenni. Bene, nel libro lui dice questo: i social network spesso ci danno la dimostrazione che quello che fa sì che si scateni il putiferio, che si aggreghino le persone, che succeda realmente qualcosa è il contenuto. Sul social network vince il contenuto. Se vai sulla pagina di Artigiani del Sapore mostriamo anche che tipo di contenuti vengono diffusi, così. Sì, io prima di mostrarvi la pagina Artigiani del Sapore volevo fare qualche precisazione. Intanto parliamo di pagina Facebook, non di profilo personale. Tu per esempio hai un profilo personale. Per promuovere un evento, una società, un'impresa, non bisogna avere un profilo personale. Cioè un profilo è differente dalla pagina. Il profilo è la tua persona e ci scrivi quello che vuoi. La pagina ha una modalità totalmente diversa di creazione e di utilizzo sia di gestione che di fruizione, quindi è la pagina, intanto per anche di interazione. Quindi esiste il profilo personale, e vabbè, quello te lo tieni, punto e basta. Vuoi promuovere sui social network le attività che fai tu, o in generale che fate voi, bisogna costruire una pagina, cioè creare una pagina. Con il profilo personale puoi farlo. Vai su Facebook, cioè crea pagina, crei la pagina. È semplicissimo. Poi esiste, quindi c'è profilo, pagina, eventi. Poi ci sono anche i gruppi. Poi c'è i gruppi, cioè non so se sono queste le informazioni che possono interessarvi. Poi ci sono i gruppi sono un'altra cosa ancora, una modalità di organizzazione e di interazione ancora diversa, cioè crei un gruppo, le persone si iscrivono a questo gruppo, il gruppo può essere aperto o chiuso, cioè visibile all'esterno oppure invisibile addirittura, cioè solo i componenti del gruppo vedono questa cosa e servono per organizzare no? determinate cose. Organizzare in senso di interagire rispetto a una determinata causa o situazione o tema. Nel caso specifico di un evento, gli strumenti a disposizione che Facebook, poi Twitter e un'altra cosa, ci offrono sono la pagina, quindi creare una pagina, e l'evento, cioè creare un evento. La creazione di un evento è una cosa a sé, inizia e finisce. Finito l'evento, finisce questa finestra qua che si crea su Facebook. La pagina invece rimane. Sulla pagina tu ti interfacci con la pagina e ricevi gli aggiornamenti della pagina cliccando mi piace all'inizio. Okay? Quindi prima cosa, creati la pagina o createvi la pagina. Necessita anche di una grafica, una copertina e una foto profilo. Nella gestione poi vale quello, cioè Alessandro non vi ha detto delle cose assurde, sono tutte cose importantissime perché devono dare l'idea di quali sono le potenzialità del mezzo. Le potenzialità di Facebook non sono quelle di avere il maggior numero di mi piace su un post, ma sono quelle che raccontava Alessandro. Sono delle potenzialità enormi proprio di stimolare i comportamenti nella vita reale. Sì. Allora, un po' di tempo fa, ma nell'ordine di un anno o due, adesso non lo ricordo, forse un paio, siccome Facebook non permette nell'aggiornamento di status di tenere separati dei periodi,
cioè fai quello, quello è il periodo, iniziai ad utilizzare un trattino lungo, che è quello che nella letteratura si utilizza per quando ci sono gli incisi e i dialoghi, per separare i paragrafi. Questa cosa non la faceva nessuno, ok? Nel giro di un paio d'anni questa cosa, vuoi perché l'ho utilizzata governando una serie di altri profili e di pagine, anche per altri soggetti, vuoi perché un sacco di amici l'hanno notata, hanno detto ah funziona, la uso, è un espediente che si è diffuso a macchia d'olio, al punto che oggi io... qualcuno mi chiede l'amicizia, vado a leggere la bacheca, vedo che questo scrive i post come li scrivo io e mi viene da ridere. Ok, che significa? Significa che si può stimolare il comportamento delle persone per emulazione, banalmente anche utilizzando la punteggiatura in un certo modo, i segni di interpunzione in un certo modo. Perché nel momento in cui noi sappiamo che tutto si diffonde, le informazioni si diffondono attraverso i mass media, i mass media però non sono solo la televisione, la radio e la rete. Noi non siamo abituati a pensare che la moneta in un determinato periodo è stata il mass media. La carta è stato il mass media. La parola è il mass media. La scrittura è il mass media. La tipografia, il fatto di utilizzare delle lettere, dei caratteri è il mass media. Quindi il mass medium. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che a seconda del medium che utilizziamo, nel modo in cui lo utilizziamo, noi possiamo, e chiaramente con i contenuti che distribuiamo su quel canale, possiamo influenzare le persone, anche senza volerlo. Non è detto che ci debba essere l'esplicita volontà di influenza per influenzare. L'influenza può essere anche passiva, inconsapevole, implicita, quindi... A questo proposito, farei un passaggio su Twitter, vi volevo far vedere una cosa che è fondamentale. Allora, tu c'è, non è semplice, no? Cioè, non è che tu apri la pagina e gestisci la pagina Facebook o apri Twitter e gestisci Twitter. Non è così semplice, è una cosa molto complicata. E anche qui non la possono fare chiunque, la devono fare, cioè in teoria dovrebbero farla dei professionisti, perché ci sono dei professionisti che fanno queste cose, che sanno fare queste cose e le fanno bene. E i professionisti che sanno fare queste cose e le fanno bene non partono da che cosa scrivo su Facebook, non rispondono alla domanda che cosa scrivo su Facebook, ma che cosa succede su Twitter, ad esempio. Cioè analizzano il social network prima che diciamo iniziare a scrivere. A tal proposito vi faccio, non a caso esistono strumenti tipo questo che vi faccio vedere e che è stato diciamo settato. Questo è uno strumento proprio base, ce ne sono di molto più potenti, che è stato settato sulla parola teatro. Avete una dashboard proprietaria? Sì, è stato settato sulla parola teatro e diciamo analizza Twitter, cioè quello che succede su Twitter rispetto alla parola teatro. Cioè, che vuol dire? Ovviamente questo è stato fatto stamattina prestissimo, no prestissimo, cioè stamattina poco fa, chiamato Raffaele, l'ha fatto, l'ha settato. Cioè praticamente in questo sistema di analisi, che non è una cosa assurda, è anche abbastanza semplice pure da interpretare, l'importante è capire quali sono diciamo due o tre cose fondamentali di Twitter. Da questo, diciamo, da un sistema del genere di analisi molto basilare, questo qua, noi abbiamo la possibilità di capire chi su Twitter utilizza i tweet. Avete presente no, cosa sono? Cioè uno scrive, esce il tweet. Chi su Twitter, diciamo, ha utilizzato queste poche ore da quando, diciamo, salva i dati, ha utilizzato la parola teatro nel tweet. Chi è? Diciamo, quali sono le persone più influenti di Twitter che hanno utilizzato la parola teatro? A che cosa ci serve una cosa del genere? E qui diciamo si apre tutto il mondo sull'influenza. Perché diciamo, nel momento in cui tu hai la possibilità di capire chi influenza chi, dicendo cosa, puoi costruire una strategia sugli influencer, ovvero puoi prendere di mira gli influencer che influenzano per influenzarli, banalmente. Puoi prendere di mira gli influencer pagandoli per influenzare. Puoi prendere l'influencer e li puoi contrastare nella loro opera di influenza, quindi puoi fare guerriglia, quindi puoi fare una serie di cose. A prescindere dal movimento che hai Twitter? Cioè? Cioè, se
cioè quel Twitter rimane non ritwittato oppure non... Gli influencer, questi qua per esempio, sono persone. Sono, questi sono i top influencer rispetto alla parola teatro, ok? Ma la persona, non il Twitter. No, stiamo parlando di persone. Di persone, di profili, di queste poche ore. Questo dovrebbe, per andare, per essere diciamo, attendibile, dovrebbe andare, dovrebbe raccogliere dati, diciamo, no, da parecchi dati. Invece sono pochissime ore. Sì, 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 anzi, si devono raccogliere per un lungo periodo perché queste sono, diciamo, le cose più stupide che io riesco a vedere. Ma se tu riesci a incrociare, no, tutta una serie di dati, tu hai delle, diciamo, delle possibilità enormi, no, di analisi per capire come vanno realmente le cose su Twitter, ad esempio, no? Perché è una cosa che si può fare su Twitter, anche se entro fine anno in teoria si dovrebbe riuscire a fare anche su Facebook, perché ha a che fare con, diciamo, il come, sono, come è fatto proprio tecnicamente il sito. Sì, sì. Un esempio ancora. Allora, conoscete su Facebook Bertram Nissen? No. Oh, seguitelo, cercate, adesso vi dico proprio come si scrive il suo contatto. Bertram Nissen. Praticamente questo qui è un influencer nell'ambito di nuovi media, tecnologia e innovazione. Che ho fatto? Allora, Bertram Nissen con due S. Praticamente ho notato che alcuni dei miei contatti, tra virgolette, nei quali io, non perché avevo la dashboard, ma perché lo faccio, diciamo, in modo analogico, riconosco che sono tra i più influenti tra i miei contatti, che si occupano di design, eccetera, e avevano questo amico comune. Questa persona faceva solo un determinato tipo di post, ovvero dei post, sì, se lo riesci a trovare anche su Facebook è meglio. Comunque, come potete vedere, ricerca, insegnamento, consulenza, scrive sui social media, l'arte digitale, la cultura, la social innovation, l'open source, il peer-to-peer, l'urbanistica, l'innovazione collettiva. Quindi fa questo di mestiere. Ho visto che postava delle cose. Non lo conosco, non mi conosce, non ho autoritas nei suoi confronti, quindi non posso dirgli fai questo. Che cosa ho fatto? Nel momento in cui lui su Facebook ha postato oggi che c'è una scuola estiva a Trento di 4 giorni di design generativo e mi ha taggato perché riconosce che io sul tema design generativo sono un influencer, ho risposto facendogli vedere XY Lab che non conosceva. Morale della favola, mi scrive Bertram Nissen 2 minuti fa, questo mentre eravamo qui è successo, quindi io gli ho scritto mentre eravamo qui e lui mi ha risposto, mi scrive ok, faccio un pezzo su Doppio Zero. Doppio Zero è il portale nazionale che parla di cultura, eccetera, cioè di attualità. È una roba, diciamo, con una grande diffusione sulla quale non avremmo avuto speranza di uscire e adesso probabilmente, se andrà come deve, usciremo lì grazie a semplicemente l'applicazione di un pochino di buonsenso e di un pochino di nozioni di rete. Quindi, diciamo, quello che voglio dirvi è, quando avete un problema, io ho un problema in questo momento, devo fare iscrivere quanta più gente possibile ad X e Y, allora cosa faccio? Cerco tante strade, dico, ripeto all'infinito iscrivetevi, lo incollo alle persone, eccetera. Poi ci sono anche metodologie più sottili, che sono quelle di ti fermi, ti guardi intorno, capisci chi sta facendo cosa, capisci dove andranno quelli che stanno facendo le cose e cerchi di intercettare il loro flusso. Ecco, fare una strategia sull'influencer è esattamente questo, ovvero capendo se vanno agevolati, aiutati, pagati, contrastati, a seconda di quelli che sono i propri obiettivi, ci si avvicina senza essere degli stalker, ma semplicemente capendo come il mio interesse e il tuo interesse possono coincidere. Che è lo stesso principio con il quale si possono attivare volontari, con il quale gli alleati e via dicendo. Quando a prima pranzo dicevo non chiamateli volontari, chiamiamoli alleati, è esattamente questo, diciamo, l'esempio calzante. Se entriamo in una logica di alleanze, muoversi in questo modo è molto più efficace piuttosto che fare la questua degli alleati. Un evento quindi può essere promosso anche in questo modo, cioè una volta individuato una serie di non per forza persone, anche luoghi virtuali, persone, gruppi che possono essere legati, diciamo, no, in termini di interesse e di interessi a quello che noi facciamo, si possono, diciamo, contattare, che non vuol dire per forza
scrivere e dire scusa, mai visto, mi ritwitti, ma anche in questo modo, come ha fatto lui per esempio, lui ha segnalato un'altra cosa a quest'altro e poi che ha scoperto quest'altra cosa. Quindi diciamo, partiamo dai dati. Ritorno un attimo sulla dashboard così vi continuo a mostrare che quali sono, diciamo, le cose che contano. No? Puoi fare delle query? Cioè, tipo, puoi cambiare la parola chiave? Io no, Raffaello può fare tutto quello che vuole. Io no. Per esempio, questa è una cosa che... Scusa, Matteo, questa sì. È una... Dico app, ma sicuramente non è la parola... Un pannello di controllo. Del vostro sito. No. Di un sito. No, di questo un... è una roba che si può vendere. No, sì. Perché io leggo PathLab, no? Perché abbiamo fatto loro. Quindi questo è un sito pubblico. No. No. Ho stato sul loro spazio, ma sì. Se leggi bene, Cop Fond, cioè PathLab, social questo board è. Significa lo strumento. PathLab.com è lo spazio dove alloggia. Cop Fond è il nome del progetto. Ti faccio vedere una cosa. Aspetta. Esatto, cioè immagino che ci siano altre installazioni per sì. Altri clienti. Io l'ho fatto siccome stamattina, allora ieri a mezzanotte mentre tornavo ho detto Raffaele mi riesce a mettere, significa aprire un database, mettere la parola, fare un'installazione. Significa aprire un database, non ce l'avrebbe mai fatta, quindi ha inserito la parola teatro su un database già che ci avevamo per un cliente, ok? Uh-huh. E qui ecco perché c'è scritto Cop Fond, ma se no questo per esempio è per il roadshow della regione Puglia. Vi faccio vedere. Mi dire chi verrà commissionato. Questo qua per esempio, che è un po' più. Questo qua analizza l'hashtag We Are in Puglia. Voglio vederlo, non ti vendo. Te lo condivide da solo. Anche io a volte. Dai, lo sto sfottendo. Dente, a dentiera proprio. Questo analizza l'hashtag, sapete che cos'è un hashtag? L'hashtag è, diciamo, Twitter funziona, che scrivi il tweet, ma diciamo ci abbini anche vuoi, se vuoi, abbinarci anche un hashtag che sarebbe cancelletto una determinata parola o frase, diciamo. L'argomento. Sarebbe l'argomento, ma sarebbe anche, diciamo, una... un'unità di senso, un'unità, diciamo, che ti permette di seguire poi, diciamo, quell'hashtag ti permette in teoria di aggregare tutti i tweet che hanno a che fare con quell'hashtag e di seguire un flusso determinato di tweet di tante altre persone. Analizzare Twitter, ripeto, perché? Per individuare gli influencer e quindi automaticamente scegliere che rapporto avere con loro. Ma non solo su Twitter, anche su Facebook, lui non è che ha attivato la dashboard, il database, cose per capire che quel ragazzo, quella persona poteva essergli utile, ma ha soltanto, diciamo, si è guardato intorno, no? Non ha subito il mezzo, ma diciamo, l'ha utilizzato realmente, no? Si è guardato intorno, ha visto che quella persona era particolarmente legata, diciamo, da interessi, avevano interessi comuni, che però non so nemmeno se sapevi che scriveva sul 00, sapevi? No. No. È stato proprio un caso. Cioè, è proprio una questione. Io volevo semplicemente che lui condividesse sul suo profilo la cosa. In perché sto membro di una comunità, diciamo, di interessi esatto. Comuni. Esatto. Mi sono guardato intorno. Se puoi specificare un po' più nel dettaglio banale cosa significa questo. Ok, procedo. Allora, sì. Quando vedi che c'è una persona che è collegato a una serie di persone che tu puoi identificare come nodi significativi in una rete tematica, vedi Annibale D'Elia, Roberto Covolo, Guglielmo Minervini, Ex Fadda, Manifatture Cnos, Favara, non so, me ne vengono in mente altre, allora capisci che okay, questo si occupa di politiche giovanili. Magari io non so che fa, non so chi è, però posso capire, quantomeno gli interessano, oppure ha avuto un trascorso di vita che lo ha portato a interessarsi. Quindi devi porti delle domande prima di tutto. Cioè, è una questione antropologica. Non è che automaticamente non è che te le sbattono in faccia queste informazioni, lui si pone la domanda. Non ha niente se dice, non applichi un filtro antropologico. Cioè non sta su Facebook per scrivere dei post sulla sua... Non ha messo venendo da Bari a qui la foto dei trulli, quanto è bella la Puglia, no. Si pone delle domande, nel rapportarsi a uno strumento ci si pone delle domande, bisogna porsi soprattutto chi è incaricato di gestire uno strumento del genere per una struttura, per uno, okay. No? Poi bisogna porsi delle domande. Lo vedi dai post condivisi, le
anche, no, no, io innanzitutto vedo uno che si chiama Bertram Nissen, dico, ma tu chi sei, innanzitutto? Dove lo vedi? Cioè, dove lo vedo nel flusso di Facebook, e questo qua mi ha chiesto l'amicizia, io gliel'ho data perché... Nel profilo, però. No, aspetta, questo per un profilo, noi stiamo parlando di persone adesso, poi chiaramente il ragionamento lo puoi fare anche su un marchio, però... Diciamo che io nello scorrere lo incontro, magari lo incontro perché scrive sulla bacheca di un ragazzo che conosco, magari lo incontro perché su un'altra pagina che seguo lui ha commentato una cosa, cioè c'è un sacco di modi. Comunque, lo noti o non lo noti? Magari se non l'hai notato lo noterei più avanti, nel senso che io non l'avevo notato fino ad oggi, oggi l'ho notato e gli ho scritto. Però ce l'avevo già da tempo tra i contatti. Che significa? Significa che c'era stato un interesse, poi era morto lì e poi è ritornato in auge dopo. Significa anche che tu non fai soltanto di Facebook, ripeto, un uso personale, ma fai parte di gruppi di discussione, sì. Fai parte di pagine che hanno a che fare con il tuo interesse, e quindi o fa parte dei tuoi amici o non fa parte dei tuoi amici, non è rilevante, perché te lo ritrovi, perché vivi lo strumento, no? Non soltanto con, ripeto, per le cose personali, ma anche per una forma di... perché così è. Una forma di, diciamo, di comprensione di come vanno le cose, no? Poi, dopodiché, una volta che lui, diciamo, è stato notato da te e tu più o meno inizi a capire che fa, quindi che tipo di post fa, basta scorrere un mese della sua timeline per capire che tipo di post fa, di che cosa si occupa, a chi è collegato, è affiliato a qualche pagina che ha determinato posizionamento. Per esempio, se avesse avuto un like anche solo su una pagina che portava al Movimento 5 Stelle, io non gli avrei mai chiesto niente, ma per una questione di principio, come se fosse stato uno che in qualche modo fosse collegato a Forza Italia, perché personalmente, cioè, ho dei pregiudizi molto forti rispetto alla possibilità di cooperare con persone che la pensano diversamente da me su determinato campo che è la politica. Quindi faccio un esempio. Allora, controllo questo, controllo quello, a un certo punto dico, ok, questa persona... ritengo che abbia qualcosa che mi interessa. Può essere che i suoi post sono molto condivisi, può essere che i suoi post hanno tanti like, può essere che fa tanti post e quindi diciamo è molto seguito, può essere che, non lo so, noto che ha qualcosa che mi interessa. Nel momento in cui ha qualcosa che mi interessa, molto serenamente gli scrivo e gli dico: ciao, ho notato questa cosa, credo, diciamo, di volerti proporre questo. In modo molto chiaro e trasparente. Nello specifico gli ho detto, siccome stai promuovendo una cosa gratuita che dura 4 giorni a Trento, fichissima, bravo, forse questa è ancora più fica, perché gratuita, stessi temi, 15 giorni in un castello in Salento. Ah, è vero, è più fica, la pubblico, l'ha pubblicata. Quindi, diciamo... Quanto valgono 5 like di 5 persone, no, in generale, rispetto a sta cosa, o... quanto valgono questi 5 like di 5 persone, oppure una persona di questo tipo con questo rispetto al tuo target di riferimento, no? Perché come tu lo segui perché hai interessi comuni, altre persone lo seguono perché hanno interessi comuni, che ha interessi comuni con te. Quindi il tema è il design. Se lui lo condivide sulla sua pagina, hai molto più, diciamo, efficacia rispetto ad avere la mia condivisione, che io faccio il contadino oppure, non so, qualsiasi altra cosa, no? Quindi, cioè, questa è l'opportunità da cogliere. Quindi individuare una serie di persone che possono essere influenti, non influenti per forza diciamo sulle sorti della terra, ma rispetto al tuo piccolo target, bambini, no? È chiaro che una maestra, no? Può essere una persona più influente di me che mi occupo di comunicazione. Faccio per dire. Ma è come se tu, per dire, no? Devi giocare contro l'Italia. Tu hai, faccio una metafora calcistica, che se no vuole proprio becere. Però anche perché fra poco, a proposito... Allora, tu giochi contro l'Italia. Che fai, Pirlo? Lo marchi o non lo marchi? Lo devi marcare. Perché? Perché Pirlo tocca una quantità di palloni e li distribuisce... tale per cui che se impedisce lui di fare quello riduci il potenziale offensivo dell'Italia, che significa che Pirlo è il primo dell'influencer dell'Italia, perché se consideri la squadra italiana di 11 in campo una rete, lui è il nodo con più connessioni agli altri nodi, quindi è il principale influencer. Quindi che fai? Devi inibire quel nodo se vuoi distruggere la loro strategia. È la stessa cosa o valorizzarlo se no vuoi, è chiaro.
ad esempio, devi fare campagna elettorale contro Renzi, che fai? Prendi Nicodemo e lo sodomizzi su Twitter. Sarebbe responsabile? No, lui non era responsabile. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale Bersani contro Renzi, le primarie che abbiamo vinto, noi abbiamo marcato Nicodemo uomo, perché sapevamo che Nicodemo era una persona che tra le persone che ruotavano intorno a Renzi era molto importante, era capace, sapeva scrivere, andava inibito, ok? Allo stesso modo Nicodemo, una volta che Renzi è diventato quello che è diventato, è stato messo al posto di quello che aveva messo Bersani come capo della comunicazione del PD. Ora non lo so, all'epoca lo avevamo inibito semplicemente tracciando quelle che erano le sue relazioni. Dile cose, diciamo, che si possono dire. Vabbè, nulla, ma lui lo sa, nel senso, semplicemente lo marcava, diceva una cosa, 10 dei nostri gli davano addosso in modo sistematico, c'erano anche i bot, i robot che twittavano come se fossero esseri umani contro Nicodemo. Programmi che, istruiti da una serie di regole, sono capaci di simulare il comportamento umano su Twitter scrivendo delle cose. Poi c'è una crisi di a tutti. Oh, si fa anche questo. Ora non sto dicendo che sia giusto, nello specifico a me non piace, però vi assicuro che sono cose che si fanno e che fanno tutti. In maniera positiva invece come si può rigirare? Esempio positivo. Senza andare a distruggere un altro teatro. Esempio positivo di utilizzo di un bot su internet. Faccio un esempio molto pratico. Un bot è un robot che fa quello che gli dici di fare. Robot è un programma. È un robot inteso come è una entità che esegue delle istruzioni programmate a monte in modo sistematico. Ok? Che cosa abbiamo fatto noi una volta? Siccome non avevamo il tempo di fare la ricerca come la volevamo fare in studio, abbiamo creato un blog che, segnalati 100 siti, che erano i 100 siti sui quali noi facevamo la ricerca, ci andavamo a leggere gli articoli, eccetera, segnalate delle parole chiave, aggregava ogni 30 minuti da tutto il web articoli che avevano qualcosa in comune con quelli pubblicati da quelle piattaforme e li postava su un altro blog, proprietario nostro. Quindi sostanzialmente avevamo costruito un blog che da solo cercava su internet quello che a noi poteva interessare in base a quello che noi gli avevamo detto. Lo raccoglieva, lo catalogava e quando a noi serviva fare una ricerca specifica su un tema andavamo lì e avevamo tutto. Oggi non si può fare più questo. E infatti hanno chiuso il blog. Cosa mai benissimo. No, l'abbiamo fatto nel 2011, ce l'hanno chiuso nel 2013. Da poco non si può fare più per legge. È una cosa fatta a favore di Google. Sì, perché praticamente che cosa è successo dopo che noi abbiamo fatto questo blog? Nel giro di un mese qualunque cosa scrivessi che avesse vagamente a che fare con il design usciva FF3300 sopra a Google in alto e tu dici tipo una volta ho scritto futurismo, poesia visiva, è uscito FF3300, c'è qualcosa che non va. Il problema qual era? Il problema era che all'epoca Google non aveva un algoritmo per annullare il fatto, perché funzionava così: quanti più link puntano al tuo sito e dal tuo sito puntano agli altri siti, tu sei in alto. Quindi siccome noi aggregavamo ogni 30 minuti da tutto il web un milione di siti, linkandoli, perché l'algoritmo che avevamo fatto ci citava la fonte sempre, e chiaramente dal loro sito poi loro c'era il ping back, quindi sostanzialmente una proliferazione di link incredibile, e noi chiaramente eravamo schizzati in alto sui motori di ricerca, tant'è che poi Google, una volta che ci hanno fatto chiudere il blog, ci ha penalizzato per un anno, siamo scesi drasticamente, non che ci interessasse sinceramente, però era un dato di fatto. Però, per esempio, in che modo può essere utile questo tipo di sistema? Se guardate, questo tipo di sistema, diciamo, significa fare ricerca. Abbiamo detto già all'inizio, la cosa principale da fare è studiare. Okay? Studiare, analizzare le cose, diciamo, che ci circondano. Con un sistema del genere, tu che cosa fai? Noi possiamo, per esempio, individuare una serie di fonti, di siti. Rispetto a quella serie di siti che tu cataloghi, chiedi, diciamo, al sistema di raccogliere tutti gli articoli e di restituirti tutti gli articoli che hanno a che fare con la parola teatro. Quindi, data una serie di siti, che è Repubblica, tu hai una serie di... ti restituisce il sistema una serie di siti che hanno a che fare con la parola teatro, oppure con... state preparando uno spettacolo sull'Orlando...
mettete l'Orlando e vi esce, no, per capire che come stanno le cose, non soltanto su Google, proprio sulla base di fonti che voi individuate. Questa lascia, questa lascia. Che altra cosa interessante è questo tipo di, non questo, questo qua, gli URL condivisi, dato diciamo interessante, gli URL condivisi. Perché è interessante questo? Allora, questi sono, rispetto alla parola chiave Puglia, per esempio, raccoglie tutti i tweet che hanno un link all'interno del tweet. Quindi, che parlano di Puglia, ma che hanno un link all'interno del tweet. Quindi, potenzialmente, sembra una cosa macchinosa, però se riuscite a capirla, capite perché è importante. Potenzialmente tu hai a disposizione tutti, diciamo, le fonti, in un certo senso, i siti che le persone utilizzano o promuovono e che hanno a che fare con la Puglia. Non so se sono stato chiaro. Cioè, da dove si informano le persone che stanno su Twitter e che hanno a che fare, cioè, da dove prendono le informazioni che hanno a che fare con la Puglia, persone che stanno su Twitter. Ed è, sono i link che stanno là. Io non lo so, ma che link. Ma scusate, una domanda, questa dashboard sia Facebook che Twitter? No, solo Twitter. No, quello è Facebook. Perché prende gli insight, della, per esempio, vedete, Puglia fa riferimento a Braccialetti Rossi, che è una, sapete che cos'è, no? Perché? Perché è prodotta da Puglia Film Commission e perché ha, diciamo, è stata girata in Puglia. Questi sono gli insight di Facebook della pagina, ok? Quindi prende in un certo senso anche Facebook, però diciamo quelli... Per incrociare il volume. Un'altra cosa che può essere interessante, per esempio, a voi, che so che fate i questionari, no? In teoria dovreste fare i questionari, no? Dovreste. Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio. Questi sono i questionari che sono dati che non dovrei rilevare, tanto... Andiamo a Monaco, siamo stati a Monaco. Siete stati a Monaco, questi sono... Senti questa cosa. Ma c'è la nostra bici che sta girando, so. Questo ti facendo una cosa, io voglio sapere come mai. Ma tu non sai che Nicolo ha aperto, scusate questa finestra personale, ha aperto la cosa che noi abbiamo fatto, noi registriamo i transiti nello stand della cosa con Arduino. E Nicolo ha preso quella scatolina di Arduino che registra i transiti fatto con noi, l'ha aperta, visto che era con Arduino, e ha rifatto quella scatolina che ha fatto, ispirandosi alla nostra, non sapendo che l'avevamo fatta noi. Allora, questa cosa è una cosa che vi può... Il circuito che gestiva il sistema informatico. Allora, per esempio, questi questionari che sono fatti con l'iPad, no? Le hostess hanno l'iPad, il questionario fatto da noi, che sta online, fa come premo l'invio, noi ci abbiamo, e la regione c'ha, proprio live, i dati di tutti i questionari, ok? Come premo l'invio, che lancio, per esempio, sei uomo, sei donna, fanno tutte le domande, premo l'invio e hanno a disposizione, la regione ha a disposizione questo tipo di dati. Quanti uomini, quante donne, coniugato, vedovo, separato, convivente, eccetera. E poi incrociare, ai figli sì, no, se faccio, e poi incrociare dal punto di vista turistico questo qua, ma dal punto di vista dell'offerta culturale per capire le cose che vanno, che non vanno, poi incrociare un sacco di dati, perché questi sono i dati che vogliamo far vedere, ma tutti i dati che noi abbiamo possono essere incrociati come vogliamo, perché ce li abbiamo, perché sono nostri i dati. Aspetta, qui va introdotto un altro concetto, le metriche. A lui piacciono un sacco questi discorsi. Allora, aspetta un attimo, vi faccio vedere. Per esempio, la regione sa adesso che tipo di viaggio prediligono le persone che sono andate all'interno dello stand, con chi preferiscono viaggiare, che tipo di strutture ricettive vogliono. Non so se è chiaro, diciamo, l'importanza dei dati. Ma la voglio pure io, la lascio così. Te la vendo. Allora, no, la cosa che vi volevo dire era... Se volete, vi faccio vedere anche che cosa succede in diretta. Ma questo è praticamente un programma che ti cataloga tutti i dati che tu raccogli. No, li grabba prima di tutto, cioè nel senso che se li va a prendere da Twitter, da Facebook e da Instagram. E li conserva. Li conserva. Che è la cosa più importante. Perché non lo fanno i social network, non li conservano i dati. Quindi tu ti crei uno storico. Ti crei uno storico che puoi interrogare quando vuoi. Sì, e puoi fare paragoni, eccetera. Una cosa che vi volevo dire è raccogliere i dati da solo non serve a niente. Perché se non si ha la capacità teorica di elaborare delle metriche, ovvero di capire come incrociare i dati tra di loro per ottenere un senso, praticamente si è solo perso tempo. Vi faccio un banalissimo esempio. Allora, velocità di propagazione di un messaggio. Cioè, dopo il primo tweet...
quello stesso messaggio in quanto in un delta T, quindi in un determinato intervallo di tempo, quanti altri tweet, retweet, menzioni e like prende. Questo praticamente è una metrica molto importante perché il tasso di propagazione su base temporale dei messaggi determina la viralità dei messaggi. Piuttosto che il fatto che un messaggio possa essere condiviso, poi ricondiviso e poi ricondiviso, determina una sorta di contagiosità del messaggio. Tutte queste cose qui si possono determinare analizzando i dati grezzi che si hanno e incrociandoli. I dati grezzi sono sostanzialmente il reach, cioè quanta gente raggiunge un messaggio, il tempo, quando è stato inserito il messaggio, il numero di condivisioni, il numero di like, il numero di commenti, piuttosto che il fatto che i commenti possano essere positivi o negativi, cosa che normalmente non è possibile misurare, ma che vi assicuro che attraverso una cosa che si chiama analisi del linguaggio naturale, oggi, quantomeno per l'inglese, è possibile fare con, diciamo, criteri scientifici. Ad esempio Obama la fa. Lo staff di Obama studiava la polarizzazione rispetto ai messaggi che Obama lanciava e capivano quanto era positiva e quanto era negativa. E ci sono tante altre cose che si possono misurare. La capacità di inventare le metriche è una cosa fondamentale che non ha quasi nessuno e che la può avere invece chi ha una formazione più umanistica, perché è proprio, diciamo, tipico della preparazione dell'antropologia e dell'etnografia quello di riuscire, studiando i dati, a tirare fuori dei fatti. Mi dispiace, l'avete voluto voi che parlassimo di queste cose, eh? Quindi, quindi diciamo, per anche avvicinarci un po', anche se di quello stiamo facendo delle cose che ci interessano sopra. Non è, il problema non è che cosa scrivo su Facebook, ma il problema è, cioè non è, io non ho la pagina, come faccio a comunicare, il problema è come stanno realmente le cose, cioè bisogna studiare prima di tutto come stanno le cose, sapendo che ci sono determinati ruoli, c'è l'influencer, ci sei tu, c'è quello che ti può soltanto aiutare a aumentare, diciamo, la visibilità, e capendo in che modo, insomma, le potenzialità che ci sono, diciamo, nel rapportarsi rispetto a chi è particolarmente influente sui social. I dati sono l'altra cosa che ti servono. Ti servono perché, appunto, ti aiutano a capire, ripeto, come stanno le cose e come bisogna muoversi. Da dove si parte per questa cosa? Nel senso, ad esempio, no, lei dovrebbe aprire in teoria una pagina, noi tutti abbiamo le pagine, sì. Le pagine. Sì. Per il concetto espresso stamattina si parte dall'identità, sì. Quindi uno ha un'identità di un progetto artistico, sì. Dopodiché lo traduce, o contestualmente lo traduce anche in qualcosa di grafico, no? Sì. Per farlo vedere, e successivamente apre una pagina, quindi sì. Sono queste tre tappe, sì. Se almeno non sto dimenticando, sì. Niente. Una volta che si apre la pagina, poi la gestione, ci sono, sì. Diversi linguaggi, cioè il linguaggio di Twitter, anche in ambito artistico e teatrale, di un tipo, Facebook di un altro, eccetera. È necessario ovviamente non improvvisare, no? Mi dispiace improvvisare, però non bisogna improvvisare, nel senso che tu non puoi pensare di dire vabbè, domani metto, cioè, di non sapere oggi che cosa metterai domani, no? Cioè un piano, una sorta di piano editoriale è necessario. A meno che tu non sei quella cosa. Cioè? Nel senso, per esempio, io non ho un piano editoriale per la comunicazione di FF, però io sono FF, sì. Quindi diciamo io incarno il taglio redazionale di FF, io so cosa è FF e cosa no, quindi io posso non avere un piano perché sto interpretando me stesso, però è diverso se devo fare Nicky Vendola, oppure se devo fare Matteo Serra, o devo fare Improvvisart, o Cantiere Teatrale Corea, quindi diciamo io... Tartelli Alessandro, per fare il Cantiere Teatrale Corea dovrei studiare la vostra identità e diventare voi in qualche modo. Cioè, questa è la vera difficoltà del social media management, e quindi sicuramente affrontarla come una radio con un palinsesto, quindi sapendo più o meno che tipo di attività, che tipo di informazioni, che tipo di show vogliamo proporre al nostro pubblico, aiuta a modulare i messaggi. Analizzare per esempio la pagina di Corelli e capire quali sono le cose che hanno funzionato di più ti permette anche di avere, oltre a un piano editoriale che fondamentalmente che cos'è?
capisci che, diciamo, è necessario, c'è un evento, un cartellone, è necessario promuovere prima questo, alle 9, alle 12 quest'altro, alle 14 quest'altro e alle 16 un'altra cosa ancora. Dopodiché capisci che ci sono, diciamo, delle cose che hanno funzionato particolarmente, no, nel passato, o che potrebbero funzionare, e definisci dei piccoli format, come se fosse veramente il palinsesto di una radio, di una televisione, di uno strumento di comunicazione. Cioè tu sai che alle 16 va in scena quel format là, che è per esempio, non so, faccio per dire... Il pensiero del giorno, la citazione, per dire, no? Che ha un'identità coerente con l'identità di Coreia, quindi o con lo spettacolo, ok? Quindi è necessario, nel campo della, del teatro, dell'arte, è necessario anche che la comunicazione segua il progetto artistico del luogo. Certo, come no. Tu per esempio sei agevolata perché hai, diciamo, oltre, non sei, no, sei agevolata ma potresti anche essere svantaggiata, cioè è più complicato, non svantaggiata, perché hai l'identità di Coreia da gestire su, sui social e in più hai l'identità di tanti innumerevoli eventi da gestire, no? Quindi devi riuscire a promuovere il singolo evento o il cartellone di eventi e continuare a promuovere, mantenere quindi alta l'identità sui social di Coreia. Come fai? Devi farti un piano editoriale, non puoi improvvisare, non puoi alzarti la mattina e dire oggi metto questa cosa, o ti fai la devi farti la rassegna stampa, la mattina ti fai la rassegna stampa culturale o non culturale. Per esempio, lo strumento che avete fatto per i social network, tarato sui blog, sì, può essere uno strumento per fare la rassegna stampa? Sì. Magari. Per esempio? Se non ce l'hai, devi farti una ricerca tua. Non ridere. E devi, diciamo, però, capire quando è giusto, sì, quando sì, è il momento sì, giusto. Sì, diciamo che... Allora, ma posso fare una domanda, mi metto dalla parte loro. Quanto costa una licenza di utilizzo di quel software? Se il cantiere teatrale Corea volesse utilizzare quel software, quanto dovrebbe pagare? Non è mai stata quotata. Quella è stata utilizzata solo, diciamo, in due occasioni. Regione Puglia, e costa uno sproposito perché è Regione Puglia, e Copfond, che è un altro, che è un altro cliente che costa zero. Ora la regione ti chiama e dice non è vero. Comunque, boh, al di là di questo, significa che magari si può anche pensare a una sperimentazione su dei piccoli soggetti, o no? Ma facciamola, dai. Quelle cose mie, vuole sperimentare quelle cose mie. No, però partito, ad esempio vi faccio una domanda, no? Poi non so, anche sicuramente anche voi, pur per la rassegna stampa, però ci siamo resi conto che condividere un articolo di un giornale o di una web testata, di una testata web, diciamo, ha un certo impatto, no? Perché poi sotto è visualizzato da X persone. Fare la foto, l'articolo del giornale ne visualizza, certo, ne visualizza due o tre volte. Così come mettere delle foto di generali, generiche, di uno spettacolo, delle foto di scena, un certo impatto, mettere delle foto che si vede che sono scattate live ha un, sì, impatto completamente diverso. Dipende dal pubblico che hai. Cioè Corea, diciamo, che pubblico ha preso? Nel nostro caso, sì, no? Ad esempio ho notato questa cosa che secondo me è direttamente riconducibile ad un impatto emozionale. Quindi quando tu riesci a trasmettere... Anche noi abbiamo notato questa cosa. Condivisione, sì, assolutamente sì, dipende dal tipo di linguaggio che tu usi per comunicare, anche dalla foto, ma banalmente se è filtrata o meno, se ha una, è esattamente quello che dici, cioè il valore emozionale che passa attraverso. La domanda è proprio quella, cioè vale, almeno la domanda è, secondo voi vale più quello che si fa vedere sui social rispetto a quello che si scrive o viceversa? Cioè vale più l'immagine o il testo del post? No, è più che altro se questa cosa segue delle regole o è una cosa empirica che tu capisci provando, secondo perché per me è stata empirica. Ripeto, secondo me, ma non ho la verità in tasca, dipende dal pubblico che hai. Cioè dipende testi, da... Tenti. Sì, cioè io so che per esempio sulla pagina mia di Paz funziona un casino quando noi mettiamo le puttanate che succedono nell'ufficio. Cioè se ci facciamo una foto mentre mangiamo nella pausa pranzo, funziona un casino rispetto, sì, anche se... quello dimostra la vostra umanità, sì, e riduce la distanza fra voi e gli altri. Quindi sì, probabilmente il principio è quello. Però per esempio se noi scriviamo, adesso stiamo mangiando... Vabbè, abbiamo condiviso una cosa. Sì, no. Qual è il senso di una condivisione del genere? Se noi scriviamo, dopo aver lavorato tantissimo sul progetto di identità che ha a che fare con questo cliente che stiamo mangiando,
è diciamo, una forma di diciamo, veicoli un'informazione che riguarda la tua attività. È più distanza, però, se diciamo, scrivi li muerti del patto di stabilità ti arrivano 1 milione di like. Un esempio. Però allo stesso tempo un conto è per esempio mettere la foto, stiamo andando da un cliente per fare un'app a Otranto estivo, un conto è mettere la foto quando arrivo a Otranto del mare e dire quanto è bello il Salento, un conto è dire sto andando da un cliente per fare l'app, guardate quanto è bello il Salento, che faccio? Sto condividendo la stessa informazione, esatto. La foto è bellissima, però sto dicendo anche che faccio app, che sto facendo sì, l'app. Veicoli che... delle informazioni che riguardano la che, e che mi serve, certo. No? Veicolare, diciamo. Ciao, prego, presto. Ciao. La nostra io aggiungerei un'altra cosa rispetto a questa cosa che diceva lui, che non so se era di McLuhan anche questa frase, forse gli è attribuita, non lo ricordo. Comunque, a un certo punto, sempre Galassia Gutenberg, mi ricordo che dice, me lo ricordo perché sono stato un mese fa ad Altamura con Fabio, un workshop di stampa di caratteri mobili proprio, cioè in una vecchia museo della tipografia, e c'era un amico che ci ha raccontato che sta facendo un dottorato di ricerca a Venezia sull'editoria, che stava studiando McLuhan e che ha trovato una frase che non era sua ma era attribuita, che diceva "We shape our tools, but then our tools shape us". Cioè sostanzialmente noi plasmiamo i nostri strumenti, li costruiamo in base alle nostre necessità, ma nel tempo gli strumenti che abbiamo costruito determinano noi, cioè ci plasmano. Banalmente questo vale per i sticosi, vale anche per i messaggi. Cioè se io abituo il mio pubblico di Facebook a un determinato tipo di messaggi con un determinato tono, un determinato linguaggio, è chiaro che loro si aspetteranno quel tipo di messaggi e in quel tipo di messaggi mi riconosceranno. Diverso è se io... Il discorso dell'identità. Esatto, cioè, quindi non so se è più giusto usare la foto, scrivere il messaggio, come scrivere... Però sicuramente quello che è giusto fare è educare il proprio pubblico, spiegare al proprio pubblico quello che si vuole, instaurare un dialogo reale col proprio pubblico, e quindi di conseguenza tipo i post che DFF fanno più successo sono le polemiche, ma perché loro ormai hanno capito che c'è, no non è che siamo polemici, è che quando facciamo polemica c'è un motivo, cioè effettivamente è una battaglia, quello, cioè, vuol dire che, e quindi in quello loro ci riconoscono un valore anche, non è una polemica fine a se stessa. Diverso sarebbe se io mi mettessi ogni giorno a fare polemica senza motivo, e allora a quel punto sarebbero i miei stessi utenti che mi direbbero ma che cavolo stai facendo? Quindi quello che voglio dire è proprio qui, c'è una linea molto labile tra quello che noi possiamo fare per spingere loro e quello che loro possono fare per spingere noi. Perché in realtà il modo in cui lui gestisce una pagina è determinato dagli utenti in qualche modo, no? Come un partito politico, scusate se ci torno sempre, però serve per capire come funziona il mondo, che fa la linea politica in un determinato modo. Perché? Perché ci crede o perché pensa di raccogliere più consenso? Molto spesso lo si fa perché si pensa di raccogliere consenso. Ma lo fanno anche le società. Cioè, molto spesso capita che una società dica una cosa semplicemente perché ci guadagna di più. È difficile trovare una società che, a costo di perdere dei soldi, ti dice no, qua non devi fare così, devi fare colì. Anzi, secondo me è molto meglio quando la riesci a trovare, perché vuol dire che quella, cioè, hai un rapporto reale con quella società. Io quello che vi invito è la coerenza narrativa, prima di tutto, cioè per me lì chiarezza e coerenza narrativa, poi il resto viene da sé, perché se voi, cioè, se il vostro contenuto per la rete è un contenuto che vale, la rete vi premia, se il vostro contenuto non vale, la rete non vi premia. Come si fa ad avere successo in rete? Bisogna dare alla rete qualcosa che serve alla rete, anche qualcosa che la rete non sa che gli serve, però qualcosa che in prospettiva possa servire alla rete. Rispetto nel caso degli eventi, però è chiaro che bisogna, non solo nel caso degli eventi, è chiaro che bisogna aiutare, no, questo processo, non è automatico, non è che io, se io avessi, se io ho diciamo 100 amici e metto una cosa che sicuramente è importante per la rete, non è detto che la rete riesca ad ascoltarlo, no? Probabilmente ci arriva, ma se riesco a pilotare, a gestire il lancio diciamo, è meglio.
per esempio, nel discorso degli eventi, no, può aiutare, visto che comunque sono programmazioni che voi non sapete, non ragionate sull'oggi per il domani, cioè, sono un po', no, magari un evento è fra un mese, no? Avete un po' di tempo. Più che come consiglio, più che partire direttamente con la promozione dell'evento, provate a creare, no, un piano piano, non direttamente magari su quell'evento, ma se c'è un determinato attore, parlare di quell'attore, senza dire per forza che state promuovendo quell'evento, perché un conto è dire, raccontare una storia, no? Un conto è dire che vuoi vendergli l'evento, no? Subito, direttamente. Sì, cioè, per appassionare qua alla causa. Un'altra questione. Qua c'è la questione di Omero e del cavallo di Troia, ovvero le storie sono cavalli di Troia. Attraverso le storie noi inseriamo quello che è lo scopo della, nella storia, qualcosa che faccia sì che arrivi al nostro scopo, cioè che poi passi il vero messaggio. Le storie sono questo, cioè le utilizziamo per insegnare qualcosa, per spaventare qualcuno, per motivare qualcun altro, e quindi come tali vanno utilizzate anche sui social network. Utilizzare, allora, io devo promuovere il canto teatrale Corea, allora non posso dire Corei è fico, Corei è fico, Corei è fico, perché dopo la quarta volta mi mandano a cacare. Dovrò dire: a Corea c'è una cucina fichissima che sembra quella della nonna. Oh, ma c'è anche quella che cucina, ha fatto una parmigiana stratosferica. Ma poi c'erano i ragazzi, abbiamo parlato, c'era la possibilità di fare didattica, ma c'era anche il verde, ma c'era un pianoforte all'entrata. E quindi, diciamo, costruendo un ambiente narrativo, io, mettendo in relazione una serie di informazioni, creo quella condizione emotiva attraverso la quale le persone si sentono più disposte e disponibili a sia ascoltare, ma anche a metabolizzare quello che gli stai dicendo. Perché è chiaro che se una persona è a suo agio, è interessata, vi darà più attenzione, vi darà più tempo. Fa molto l'effetto curiosità, no? Esatto. L'effetto Grande Fratello, nel senso vedo cosa fai. Ma infatti il Grande Fratello è un generatore di storie automatico. Però, no, è un generatore di storie automatico. Prendi 10 poveretti che non hanno niente e che vogliono guadagnare 200.000 euro, li butti in una casa, li tieni un mese, qualcuno scoperà, qualcuno si ubriacherà, e questo, diciamo, è il fatto. E la storia è quella. E le persone, chiaramente, che hanno bisogno di storie, perché il nostro principale alimento non è il cibo, ma è la cultura. La cultura è alimento. E le storie sono cultura, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo, anche le peggiori storie sono cultura, noi ci alimentiamo di quello e quindi diventiamo quello di che ci mangiamo. Quindi se poi dopo 20 anni di berlusconismo la gente arriva a pensare che Beppe Grillo sia la soluzione, scusate, non sto facendo campagna elettorale perché ce l'ho pure con Vendola, dopo 20 anni di berlusconismo la gente arriva a pensare di fidarsi di un altro comico, evidentemente è perché ha maturato nel tempo l'abitudine a quel tipo di codice metalinguistico, comportamentale quasi. E questa cosa qui è il frutto del bombardamento dei media per anni. Ora, questo bombardamento con la televisione era passivo, noi non potevamo fare niente. Oggi, grazie a Dio, con internet noi possiamo a nostra volta bombardare. E questa cosa noi la dobbiamo usare, perché è un'arma stratosferica, perché quando non sono da solo a bombardare, ma divento un cluster con altre persone che bombardano nello stesso punto, nello stesso modo, con gli stessi messaggi, allora a quel punto sei forte e quello che fai può effettivamente incidere. Allora, facciamo un esempio, diciamo più o meno concreto, improvvisare, non questo ma la pagina. Acqua. Ecco, noi infatti stiamo dicendo abbiate pietà di nulla. Allora, chi è che gestisce per capire fin dove devo posso spingermi? Chi è che devo insultare? Devo non essere cattivo. Allora, promozione, prendiamo per esempio la promozione di questo laboratorio. La cosa ideale sarebbe stata, non, diciamo, la loro promozione è stata... Aspetta, torna su, fermati. Una cosa, non l'ho detta finora perché non ci avevo pensato, la sciatteria è un grosso problema. Non ha mezzi termini, Quando parlo di sciatteria, ormai avete apostrofi utilizzati nel luogo degli accenti,
parlo di virgole dove non vanno, di punti esclamativi usati in quantità industriali. Allora, l'italiano è una lingua bellissima, è una delle lingue più studiate al mondo e ha delle regole. Non seguire queste regole su internet perché non so come si mette l'accento è da cretini. Allora, una cosa che se una persona non riesce a mettere un accento con E maiuscola, vuol dire che deve solo cercare su Google mettere l'accento sulla E maiuscola. Molto spesso la pigrizia ci impedisce di essere corretti. Quello che voglio dire è questo: sui social network vi giudicano, vi guardano e vi giudicano costantemente, non potete sbagliare nemmeno l'apostrofo. Non aprirlo il sito è da Baggio di Corea, è il terrore. No, però questo che voglio dirvi, per il futuro, quando parlavo della coerenza narrativa, la coerenza narrativa passa anche dall'utilizzare correttamente la lingua, dal non cadere in sciatterie che danneggiano voi e danneggiano la vostra immagine, perché se domani una persona guarda come scrivete e pensa che vivete come scrivete, lì poi c'è un problema. Allora, è importante, siccome il principale, la forma dei messaggi sui social media è principalmente testuale, che i testi vengano composti secondo le regole giuste. Sì, non si fa, assolutamente, la E maiuscola con l'apostrofo e via dicendo. No, ma non lo dico, cioè, era un pretesto. Io ve lo consiglio, ma proprio come esercizio, perché vi renderete conto anche che sembrerà una sciocchezza, però ci sono le persone che ci fanno caso su internet a queste cose. Io personalmente ogni volta che vedo un giornalista che scrive con le apostrofi, gli dico sei un cane e inizio a litigare. Perché per me se tu sei laureato in giornalismo e fai una cosa del genere dovresti essere radiato dall'ordine. Io la penso così. Normale. Per esempio, prendiamo per esempio la promozione di questi laboratori, no? È chiaro che stiamo parlando di una cosa che doveva venirci per forza le folle, però metti che fosse stato un evento. Per promuovere questo laboratorio, loro fondamentalmente che hanno fatto? Hanno creato l'evento, cioè hanno una pagina, però hanno creato anche un evento, basta. E hanno messo, diciamo, un po' di rassegna stampa. Cioè, giovedì, questo è l'articolo uscito sul Paese Nuovo, questa è la giornata di ieri, giusto? Sì. Oh, allora, niente, basta. Per promuovere questo laboratorio, hanno messo un post di rassegna stampa e creato un evento, punto. Nient'altro. Quante cose... Ah? Su Facebook, che logico, stiamo parlando di Facebook. Non sto criticando, non ti sentire criticare. Perché poi... No, da queste cose traspaiono una serie di cose, tra cui la nostra scelta di fare anche quel tipo di comunicazione in polemica con chi non dà neanche un centesimo per fare la pubblicità, per stampare una locandina e chi ha scritto il bando. Arti, con te stiamo parlando. Ok, quindi... posso dire una cosa a lui su questo? Sì. Il ministero, l'assessorato dello sviluppo economico, credo che abbia una linea di finanziamento per la comunicazione dei laboratori, a parte rispetto ai laboratori dal basso, credo. Se controlla, magari Adriana Grimmi, puoi provare a scrivere a lei, chiedi di questa cosa, perché io una volta ho sentito... Dal basso dice in generale. No, dei laboratori, cioè tipo una volta parlando, ma così, mi dissero, ma guarda che tu potresti farti finanziare la stampa dei materiali di comunicazione del laboratorio attraverso questo tale protocollo, eccetera, eccetera, ora non me lo ricordo. Però, non si sa. Questa è un'altra cosa, per esempio, che ti può essere utile. Noi siamo tutti sulla stessa barca, no? Lo studio, il nostro studio, la cooperativa Coreia, la tua associazione, siamo tutti sulla stessa barca. Quando diciamo analizzare, studiare, ricercare, anche questo è studio, riuscire a capire quali sono, perché esistono, no? Magari tante volte cose che non sappiamo nemmeno che esistono, le opportunità che nemmeno sappiamo che esistono, di finanziamenti, non dico basare, perché c'è chi pensa che si possa basare tutto su, diciamo, no, la cosa, diciamo, i soldi pubblici, non è così, io non sono di questo avviso, però esistono delle opportunità di crescita, diciamo, o di lancio legate a autoimprenditorialità, associazioni, culture, diciamo. Quindi studiare anche quello. Rispetto a questa cosa, l'evento, come è stata gestita la comunicazione su Facebook, solo su Facebook, loro hanno fatto
un post, no, nemmeno un post, cioè hanno creato un evento che è questo qua, al quale si invitano a partecipare, cioè un numero di persone, e hanno invitato a partecipare 2600 persone con, diciamo, una redemption di 48 partecipanti. Virtuali. Virtuali, tra l'altro. Perché l'invito evidentemente non è stato, cioè è stato un invito casuale. Prendo come te, tanto, cioè stiamo parlando, casuale, non è stato un invito a partecipare all'evento, diciamo, studiato, no? E non va bene, ovviamente, non puoi chiedere a chiunque di venire, perché anche se ti segue, magari dopo non ti segue, magari non ti interessa, tu gli mandi un invito perché fa parte, e tu dici, è come quando ricevi gli auguri di Natale, auguri di fantastico Natale, felice anno nuovo, dal miglior amico tuo. Dici, cazzo, no, non mi mandi un messaggio già che hai mandato a tutti, no? Ragazzi, una roba. Come? No, dico che io ho un politico dell'UDC campano che mi manda i messaggi a Natale di auguri ancora, non ha ancora, io non gli ho mai risposto, non ha mai capito che proprio sta sbagliando, però... È fondamentale perché una persona che ti segue sceglie di seguirti e tu non puoi ridurre quella scelta a un semplice vabbè, contatto che hai acquisito. No, quello ti ha scelto di fare mi piace sulla tua pagina perché ritiene che possa essere interessante questo microfono, che possa essere interessante, mi spiego, e quindi va trattato con rispetto, non che tu l'abbia insultato, no, la famiglia, però è una forma di sai che non mi interessa perché se non lo sai perché non lo sai? Peggio ancora è invitare a giocare a qualche gioco su Facebook, proprio cioè, lì c'è scatta l'odio. Quindi non lo fate mai. Ci sono tre giorni, no? Questo è l'evento generale. Ci sono tre giorni. Intanto si poteva arrivare a questo evento con un piano editoriale, un minimo di strategia e un piano editoriale. Iniziando da quando, vabbè che voi lo sapete da poco, no? Che... Questo è il problema principale, effettivamente me l'ho dimenticato, non mi sto ricordando. Cioè loro venerdì hanno firmato e oggi teniamo il laboratorio. Oh, vi dico un'altra cosa nuova. Io avevo lo stesso problema con X e con Y, noi avevamo lo stesso problema. E diciamo, l'abbiamo risolto dicendo a Laboratori dal Basso, voi non potete, diciamo, farci uscire 10 giorni prima del laboratorio e poi pretendere pure che abbiamo grandi numeri per le iscrizioni. Detto, noi usciamo lo stesso, senza i vostri loghi. Se voi dopo non ci fate fare il laboratorio, noi raccontiamo a tutti che non ci avete fatto fare il laboratorio perché siamo usciti prima, perché voi ci facevate uscire dopo e non avevamo tempo per fare le iscrizioni. E loro alla fine hanno detto va bene, fatelo, e non ci hanno detto niente. Diciamo, bisogna hackerare. Sì, ragazzi, bisogna porsi sistematicamente come se il sistema non va bene, noi non lo possiamo accettare e il sistema che è sbagliato deve essere cambiato. Se non lo capiscono, allora, cioè, è lì il nodo. Allora, molto spesso in passato le persone arrivavano muro contro muro e si risolveva in un nulla di fatto. Oggi, vuoi perché in Puglia... per fortuna o sfortuna, ha governato per una decina d'anni la sinistra, c'è stato un ricambio, quantomeno in regione c'è stato un ricambio. Io vedo che oggi se vado in regione e dico questa cosa è sbagliata, state facendo una cacata, va fatta così, uno che perde 10 minuti ad ascoltarmi, sta. Prima non era così. Io vengo da Foggia dove c'era la palude e dove c'è ancora la palude anche se non si vede e vi assicuro che avere, diciamo, la possibilità di essere ascoltati è già tantissimo. Questo apre il presupposto fondamentale a quello che diceva Matteo dell'hacking. Ora, l'Unione Europea le leggi le fa a Bruxelles. Noi viviamo a Bari. Bruxelles e Bari distano, credo, un 4.000-5.000 chilometri, non lo so. Che significa? Significa che molto di quello che viene deciso a Bruxelles non viene deciso su dati di contingenza del territorio, quindi molto spesso le cose per essere applicate sui territori hanno bisogno di essere un attimino forzate, spinte, adattate. Questo non è necessariamente essere illegali o essere cattivi o contro il sistema, significa semplicemente dire al sistema che per essere presente realmente sul territorio si deve adattare pure lui. Non ci dobbiamo adattare solo noi. Perché diciamo, l'obiettivo non è diciamo, un tornaconto suo, ma è realizzare quello che loro vogliono realizzare. Esatto. Cioè, tu praticamente lo fai per loro, no? Quindi per loro stai dicendo guarda che purtroppo bisogna fare così, ah, se vuoi bene altrimenti c'ha. Cioè, bisogna purtroppo rapportarsi così. È chiaro che c'è chi riesce, c'è chi non riesce, no? Dipende anche come si fa. Dipende dai fronti, quando già fai questo per
servono 10, poi ne vogliono fare 5, quindi tu li vuoi fare lo stesso tutti e 10. Quindi già apri un tavolo di contrattazione su questa cosa. Quando poi un gettone di presenza da 100 diventano 50 euro. Guarda, non me lo dire, che prima mi ha chiamato uno dei docenti di X per dire la stessa cosa. Quando non vogliono fare conoscenze, tu comunque imponi fare la conoscenza, poi... ha ragione lui. Ha ragione lui. Per esempio, questa cosa che stiamo facendo oggi non si poteva fare, giusto? Possiamo dirlo. Sì, sì, sì. Cioè, il fatto che ci siano anche lui e che c'è stato Gabriella non si poteva fare. Perché? Perché la docente, il docente... sono l'Unione Europea dice che uno alla volta deve parlare. Invece noi abbiamo fatto comunque che abbiamo detto, allora, deve essere veramente utile una cosa del genere, se deve essere veramente utile, diciamo, si può fare, possiamo provare a fare un pezzo di laboratorio, che è la parte che abbiamo fatto, le testimonianze e il mentor, cioè tutto quello che voi dite che volete fare, noi lo facciamo veramente, e si deve fare così. Se volete, bene, altrimenti sì. Lo facciamo uguale. Torniamo indietro, stavi dicendo, adesso stai parlando di un altro esempio. Sì. Un esempio, cioè, non ho saputo del discorso. Per esempio, noi, il laboratorio nostro, XY, però si chiama, perché quest'anno ne facciamo due insieme. Noi abbiamo creato, cioè lui ha creato una pagina vera e propria del laboratorio, perché lo sa ovviamente prima, no? Una pagina proprio che non è consigliabilissimo, dato il tema, dato, però... diciamo la potenza, la seconda edizione. Questa è la seconda edizione, c'era molta attenzione, infatti sta già a 650 like, che non sono pochi per una pagina che è nata da poco e per una cosa che non è che stai dicendo voglio salvare la foca, no? È un laboratorio specifico, un luogo specifico per persone specifiche, speciali. Bello. Quindi rubo. Non è lui non dice cioè noi non diciamo il laboratorio si terrà tale giorno, noi raccontiamo cose collaterali, ma che riguardano il laboratorio. Questo è un piano editoriale, non c'è nulla di scritto. Lui non lo so chi l'ha fatto, non è che è, però è il modo di porsi rispetto al cose che glielo fa fare automaticamente. Se non viene automatico bisogna studiare un minimo di piano editoriale e capire che si deve fare così. Cioè, il laboratorio scrolla la pagina così vedono anche altri post, vedete, cioè che so, meno 10 con Rino Gaetano il cielo è sempre più blu, una cosa no sense. Poi dopo un articolo dell'MIT di Boston che parla di come codifichiamo ciò che ascoltiamo e passiamo l'input al cervello. Poi non so, cioè elettrobiblioteca che praticamente è un'installazione performativa piuttosto che un video dove si vede una cosa di hacking e via dicendo, la locandina poi con ci spaia la locandina, la promozione, diciamo, quella pura, no? Ci spaia la locandina. Perché? Perché intanto questa pagina non nasce come pagina di un evento o di una cosa. Comunità. Cioè Facebook, non l'ha scritto lui, Facebook ti dà la possibilità di scegliere quando apri una pagina, organizzazione, non mi ricordo quali sono le opzioni. Una delle opzioni è comunità. Che è una parola bellissima. Che è una parola che noi abbiamo utilizzato non a caso stamattina, abbiamo iniziato con questa parola. Comunità. Io già a vedere, no? Se mi inviti a fare, mi piace là, a una pagina dove non mi dicono che devi partecipare a un laboratorio, cose, ma è una comunità. Cioè, anche se lì c'è gente sicuramente, sono 650 persone, al laboratorio non verranno 650 persone. C'è gente che non è interessata al laboratorio in sé. Ah sì, scusami, è un problema di tic. Ha chiamato Nick e ha detto fallo smettere con quel tic. Resto su! Non c'è gente che verrà al laboratorio per forza, c'è gente che è interessata alla comunità, cioè alle cose che si discute, cioè non si promuove solo il laboratorio, si promuove un'identità, no? Un'idea proprio di... Ti faccio una domanda, scusa ti interrompo, quando il laboratorio sarà finito, durerà un tot. Della pagina che succede? Ti dico di cioè, del progetto cosa succede? Cioè l'ambizione è di fare proprio una vera scuola. No, il sogno perché? Di una vita, noi vogliamo fare un'università non riconosciuta, che poi dopo viene riconosciuta perché è più per figa di quella. Sì. Questo, no, il nostro progetto di vita è questo qui. Non è il laboratorio, no? In sé. Cioè quando tu, per esempio, parlandone prima durante l'organizzazione, no? Mi dicevi perché che facciamo, cose utili, proviamo a fare, cioè quando è venuta fuori l'idea, che sembra banale, ma proviamo a mettere su un'organizzazione, organizzare un vero e proprio spettacolo, sarebbe stato bello, no? Sarebbe stato non il laboratorio, ma qualcosa in più. Questo non è quando finisce il laboratorio, che fine fanno i docenti, cioè il progetto dove va, non finisce il progetto, si spera, l'ambizione è quella, no? E per portarlo avanti, noi non aspettiamo di trovare la persona giusta che ci aiuti a portarla avanti, no,
noi prendiamo la macchina, ci mettiamo in macchina e andiamo, per dire, alla Fondazione della Notte d'Aranta, visto che si tiene in Grecia questo laboratorio, a dire: Fondazione della Notte d'Aranta, vuoi continuare a vendere tamburelli e a organizzare la Notte d'Aranta e basta, o ti interessa fare delle operazioni culturali sul territorio? Se vuoi fare delle operazioni culturali sul territorio, questa è un'opportunità, porta chiusa. Non va bene la Fondazione della Notte d'Aranta? Ok, andiamo all'ISIA di Urbino. L'ISIA di Urbino, che è un'università, diciamo, una delle principali università che parlano di questa roba qui, solo Venezia e Urbino e Milano. Chi si occupa di cose? Cioè, ha messo a disposizione di questo laboratorio un comitato scientifico, cioè non ci ha dato soldi, ma ha messo a disposizione di questo laboratorio. I docenti. Cioè, ti pare poco, no? Dici. Piuttosto che il festival della lettura, della parola, Lector in Fabula di Conversano, che ci finanzia con 2.000 euro il laboratorio. Piuttosto che, non lo so, ed il portale, un'azienda grossa SPA di Bari, che l'anno scorso ci finanziò l'altro laboratorio. Cioè, che vuol dire ci finanziò? Cioè, noi non abbiamo detto vogliamo fare il laboratorio, andiamo dall'Active System Project, noi abbiamo detto vogliamo fare un'operazione culturale. Che vuol dire che accanto ai docenti, alle persone che vengono, c'è un indotto di possibilità che sono, cioè, è solo un pretesto il laboratorio. Cioè, quello che oggi avremmo dovuto fare con il tuo progetto di associazione, noi l'abbiamo messo a sistema, nel senso, noi sappiamo che abbiamo 24 docenti e tutor e 60 studenti per 15 giorni, divisi in 6 progetti, di 6 project work. Ognuno di questi project work può lavorare su un tema finanziato da un finanziatore esterno. I soldi che i finanziatori esterni mettono sul laboratorio servono al laboratorio per migliorare e ampliare la possibilità delle attività didattiche. Noi continuiamo a non guadagnare un euro, come d'altronde è per laboratori dal basso, però ci mettiamo in condizione di offrire delle cose in più attraverso il laboratorio e potenziamo l'esperienza del laboratorio. Questo. Quindi questa è una vendiamo base... ricerca, cioè, però la vendiamo prima di farla. Cioè, ti fidi del fatto che noi siamo in grado di risolvere il tuo problema? Dacci 2-3 mila euro, alla fine del laboratorio noi ti abbiamo risolto il problema. Se ti fidi è bene, se non ti fidi, ciao. E con questo ragionamento qualcuno si è fidato. Vi faccio un esempio di diciamo post opportunista. Scusami un attimo, è un motivo per cui questo ragionamento funziona, è che all'azienda Pinco Palla non gli ricapiterà mai più di avere 24 docenti da tutto il mondo, di cui diciamo certi con attributi di multidimensionali che vengono dalle avanguardie di tutti i paesi più fichi del mondo, cioè, non so, Last dall'Olanda, Magic Lantern da New York e via dicendo. Cioè, questa gente loro non l'avranno mai. Noi gli stiamo dicendo, per 15 giorni c'è questa gente che studia il tuo problema, oltre a 60 studenti, oltre a 4 società, oltre a un castello, magari qualcosa di bello lo facciamo. È quello che vendiamo sostanzialmente. Vi faccio un esempio di post, diciamo, opportunista, no? Cioè di... Scusate, la partecipazione a questo laboratorio è a pagamento? Gratuita. Unica esperienza simile in Italia a fare... cioè gratis, non questo, esiste. È la stessa cosa. E che tipo, chiunque si può iscrivere? Sì, seleziona l'ingresso, chiaramente, perché i posti sono limitati. Quindi se le domande sono maggiori dei posti disponibili, viene fatta una selezione di merito in base a curriculum vitae e portfolio professionale. Sì. Toglimelo. Post opportunista, dicevamo. Il posto di Paz Lab, noi, che in un sol colpo proviamo a fare 3 cose. Facciamo la foto a, diciamo, una cosa... Facciamo una foto vera, quindi la foto reale, di una scena reale, quindi molto appetibile. Facciamo una foto a un lavoro che stiamo facendo, che è stiamo costruendo una stampante 3D, quindi diciamo che stiamo costruendo una stampante 3D, e siccome nel lavoro di ricerca, di costruzione, c'è, diciamo, si fa su 3 assi, lì è nascosto, qua c'è una Z. Il lavoro di costruzione della stampante 3D, ovviamente essendo 3D, sono 3 assi, no? X, Y e Z. Qui c'è una Z che è stata nascosta con la cosa. Promuoviamo il laboratorio X e Y.
evidenziando X e Y, e quindi scriviamo, proseguono i test sul prototipo di stampante 3D, questa foto la dedichiamo al laboratorio X, Y, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, fondamentalmente facciamo una foto che sicuramente piace perché è di reale, di vita vissuta, una foto, è una paraculata, diciamo, no? Una foto a una cosa che facciamo noi per promuovere un laboratorio. Quindi, diciamo, in un certo senso proviamo a fare, è una cosa che risponde a una strategia precisa, no? Quindi nel raccontare un determinato evento, innanzitutto chi è che viene all'evento? Sono singoli, già loro sono delle storie singole, cioè i singoli attori, no? Se hanno dei profili bisogna seguirli o invitare a fare mi piace a Coreia, se hanno, diciamo, una biografia bisogna mettere in evidenza la biografia con il testo, oppure se per esempio al TED, la strategia social, noi abbiamo sentito tutti i relatori della scorsa edizione, tutti i relatori del TED via Skype prima, intervistati via Skype prima, un minuto, 30 secondi, via Skype in cui dicevano sì, io vengo al TED perché così. Questo è il lavoro editoriale di preparazione a un determinato evento. Poi è ovvio che ogni tanto bisogna promuovere l'evento in sé per sé, no? Quindi il costo, le cose, mettere in evidenza, diciamo, la cosa. Però la costruzione diciamo, della storia dovrebbe essere fatta in questo modo. Sono le 4:30. Fare una pausa, sì, ci sono, c'è qualche domanda? Poi devo andare a, poi devo andare a casa, mio figlio è caduto. Facebook istituzionale invece, tipo Teatro Pubblico Pugliese piuttosto che Teatro Paesiello, no? Ma anche, no, Teatro Paesiello è istituzionale? No, non so chi se ne occupa. No, non credo che sia istituzionale. Forse Teatro Pubblico Pugliese. Teatro Pubblico. Teatro Paesiello è un profilo personale. No. Non credo che sia, sì. Cioè, primo errore. Immaginavo. Fai Napoli Teatro Festival. Proprio l'esempio. Perché non prendiamo? Lo sapete che l'identità del Napoli Teatro Festival. Aspetta, mo vi do un gossip. Dai, apri. Allora, ragazzi, questo Arti, registrami, grazie. L'identità del Napoli Teatro Festival è filmata da Leonardo Sannoli, che è uno dei più importanti progettisti della comunicazione in Italia, ed è fatto utilizzando uno dei caratteri della mia tesi di laurea, di cui Sannoli era correlatore, che gli è valso anche il premio Compasso d'Oro 2 anni fa, e che Sannoli ha utilizzato senza, diciamo, il minimo rispetto della tesi che avevo fatto. Quindi approfitto per salutare Leonardo. E noi approfittiamo. Punto. Io non mi assumo la responsabilità, no, però, no, però forse ha ragione. Non apriamo questa polemica perché è così, abbiamo... Vabbè. Però è bella l'identità. È fighissima. Volontari forse. Ma che volontari! L'identità è bella, per esempio. Questa è l'identità visiva seria, no? Cioè che è un'identità visiva che è legata... Ma loro quando fanno gli eventi utilizzano sempre la stessa identità, no? Sì, 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 sono anni. Lui praticamente ha lavorato sui pieni e vuoti delle lettere. Ha fatto un carattere dove le lettere che avevano i vuoti vengono svuotate e trasformate solo in pieno, e poi compone i testi con questo carattere. Il logotipo è composto in questo modo. Una lettera sì, una lettera no, mi sa, o comunque... Ed è sempre, quello il... E poi un anno faceva le maschere con i vuoti delle lettere, un anno le utilizzava solo come texture, e poi via dicendo. Nel senso che il principio è rimasto, no? L'utilizzava. Che poi il concetto è anche un po' quello del ritmo, di questi elementi che si ripetono, come se fossero una notazione musicale. Questo, no? Sì, sì, sì. Vabbè, il marchio secondo me è molto... Per esempio, un'identità visiva del genere ti permette di avere tutta una serie di strumenti sui social, quando tu chiedevi la domanda all'inizio, un'identità visiva fatta bene ti permette di avere una serie di strumenti pazzeschi sui social, no? Queste texture, questo stile qua, queste che possono diventare delle maschere appunto per trattare tutte le foto, insomma, l'identità visiva serve anche a questo, no? Dobbiamo vedere questo. L'identità visiva è uno strumento, iniziamo a dire i fatti come stanno. Non è un verso, un vestito, è proprio uno strumento, cioè ti serve per lavorare, se no non puoi lavorare. Castel de Monti, voi lo conoscevate anche prima del 2009, vi ricordate com'era l'identità prima del 2009? Con l'omino appeso, anche lì, diciamo. Se lo ricordate l'omino appeso. Anche su Castel de Monti. Lì quello che abbiamo fatto è stata un'operazione non tanto di grafica, quanto un'operazione proprio di dargli una dignità di esistere a quel povero festival, perché c'è... Come si chiama?
No, ma Riccardo lo sa, cioè Riccardo lui ammette chiaramente che abbiamo fatto uno studio. Noi abbiamo vari ricordi legati, no? Per cui non lo nomini. Io lì ho visto la cosa più bella che ho mai visto a teatro, però, ragazzi, mi dispiace. Che cosa hai visto? Obludarium. Ah. Io non sono mai riuscito a vedere una cosa meglio di Obludarium. Sono riandato con lei a vederlo a Parigi perché lo volevo rivedere. Una cosa è che fanno un uso molto fotografico dei social, cioè gallerie fotografiche fondamentalmente, che diciamo sono un'ottima cosa, è ovvio, importante non esagerare, no? Però sono un'ottima cosa, loro sicuramente avranno un fotografo di scena, che fotografa apposta le foto, perché attenzione non è che fai la foto, no? Sapete, no? Non è una banalità, quello che dico, non è che fai la foto punto e basta, la foto va fatta soprattutto sui social, va fatta se ha a che fare con questo tipo di cose, va fatta bene. Io quando lavoravamo per questo domani mi feci delle foto di scena, per esempio l'anno che noi lavoravamo per Casteldemondi, io in prima persona ero decisi che non volevo delegare e che volevo farle io le foto, perché mi interessava fare non solo un fotografo, però avendo curato quell'anno l'identità credevo che il racconto fotografico fosse funzionale all'identità e quindi non potessimo delegarlo, quindi quell'altro mi fa tutte le foto ogni sera. Qua c'è una selezione di un po' di scatti, diciamo, di quell'anno che noi poi usammo per comunicare il festival e come vedete sono prevalentemente foto molto strette sui dettagli, smorfie, volti eccetera, oppure foto di backstage sostanzialmente, che erano quello che, insomma, dalla nostra analisi era venuto fuori come le immagini più evocative che potevamo utilizzare. Poi se vedete, magari più avanti, ci sono anche delle foto a dettagli non necessariamente di facce. Questa era la mia preferita, no, questa era la mia. È quella che non si vede bene. Un'altra cosa, per esempio, un'altra tecnica, un format, chiamiamolo così, è quello che è stato utilizzato al TEDx Lecce, cioè lì ci sono, diciamo, come funziona, ci sono i diversi relatori, per ogni relatore mentre parlava veniva fatta una foto, fatta come si deve, presa una citazione, fatta il fotomontaggio, diciamo, tra citazione e foto, e costruita, diciamo, è postata su Facebook, funzionava tantissimo, no? Sì, sì. Perché la citazione, l'immagine fatta bene, però la foto fatta come si deve, vediamo un attimo. E poi passiamo due secondi velocissimamente su Twitter, giusto per un minimo, per fare un passaggio, per non dire che non l'abbiamo fatto, e poi ci salutiamo. Anche se in realtà io credo che al loro Twitter non serve. Però. Sì, non è tutti i corti, però. Cioè, la questione è questa, la differenza di base tra Twitter e Facebook è che uno è diacronico, quindi è cronologico, e l'altro è sincronico, ovvero attraverso l'utilizzo dell'hashtag può radunare tutto quello che viene postato in tutto il mondo e vederlo, anche se da persone che non fanno parte della mia rete di contatti. La funzione dell'hashtag è questa, cioè io attraverso cancelletto qualche cosa... Esatto. Posso vedere quello che posta anche uno, un canguro in Australia. Ok. Questa cosa qui gli rende due strumenti profondamente diversi, perché uno serve sostanzialmente per stare sul pezzo della notizia, dell'attualità, quello che sta succedendo ora ovunque. L'altro, Facebook, serve invece per storicizzare un racconto sostanzialmente, quindi per fare quello che dicevamo prima, lo storytelling. Però nell'interazione con gli influencer, Twitter è molto più, diciamo... efficace rispetto a Facebook, perché tu su Twitter puoi diciamo andare a parlare direttamente con
una persona. Ma la stag, cioè tutti lo possono creare? Sì, il problema della stag è che tutti, il fatto che tutti lo possano creare, lo possono usare come vogliono, nessuno lo usa bene, perché sostanzialmente tutti dicono mettono il cancelletto davanti a qualunque cosa, esatto. Invece non è così che si usa la stag. Quindi non è che c'è, perché magari ci clicchi sopra e non c'è nulla. Esatto, poi. Invece ci sono degli hashtag che vengono progettati. Ti faccio un esempio. Noi... Però scusami, se ti faccio un'altra domanda, nel senso, se io voglio fare Italia... Costa Rica. Sì. Ed esiste già. Sì. Nel momento io sto cliccando Italia, mi esce? Sì. Mi esce? Sì. Ok. Per esempio dovresti fare il teatro dei luoghi. Sì. Lascia, lo dovresti fare. Ok. Un'altra cosa... Non anche su Facebook, anche Facebook. Sì, così. Ora sì. Utilizzarlo sempre, utilizzarlo anche nella comunicazione cartacea, perché è un punto di riferimento. Intanto oggi diventa una specie di slogan, no? Cioè, se vuoi, diventa una cosa riconoscibile, che rende riconoscibile la tua comunicazione. Non è Renzi, è Proforma che lo usa tantissimo, perché prima lo usava per vendere, ora lo usa per Renzi. Però sono malati di cancelletto. L'hashtag può essere interessante da utilizzare. Perché su Twitter, per esempio, io se diciamo fruisco un vostro spettacolo, posso scrivere anche durante lo spettacolo, anche se è auspicabile di no, di vendere lo spettacolo ovviamente, però teatro dei luoghi mi pare capire che è un teatro di strada con i bambini. No, no, è un festival legato ai luoghi. Quindi. Però ai luoghi, io sto in un luogo, Twitter ha a che fare con i luoghi, no? Posso twittare mentre la cosa sta succedendo, se so che c'è l'hashtag posso... Diciamo, l'hashtag mi aiuta a creare una comunità di persone che hanno a che fare con lo stesso interesse. Abbassa i gradi di separazione all'interno di un network tra le persone di quel network, perché se tu ti interessi a quell'hashtag che è un argomento, un'etichetta, un label, io e te ci siamo interessati tutti e due, non è importante quante persone in comune ci siano tra me e te, se ci conosciamo o meno, quel fatto che ci siamo interessati ci fa incontrare, questo serve l'hashtag. Aggiungo un'altra cosa che era, rispetto agli hashtag, esistono degli hashtag che sono storicizzati e ormai sono delle istituzioni, tipo cancelletto FF maiuscolo, significa Follow Friday. Sostanzialmente il giovedì su Twitter si segnalano le persone che secondo noi sono più influenti e vanno seguite. Quindi se tu scrivi Alessandro Tartaglia cancelletto FF significa che mi stai segnalando la comunità di Twitter, seguite lui, è interessante. Questo succede il giovedì. Per esempio, un'altra cosa che succede su Twitter è la possibilità di progettare nuovi hashtag, se progettati in modo intelligente, possono essere utili. Un esempio può essere Sucate, non so se ve lo ricordate, quando ci fu la campagna di Pisapia a Milano, a un certo punto uscì la questione che la Moratti aveva detto, non mi ricordo, Sucate, e questa cosa praticamente diventò un tormentone tremendo su Twitter, piuttosto che Moratti Quotes, che era sostanzialmente l'abitudine di citare cose improbabili che la Moratti non aveva detto, ma che avrebbe potuto dire essendo una persona improbabile. E quindi diciamo, oppure Vendola, oppure il manche no, il vinciamo noi di Grillo, che poi è diventato vinciamo poi, quindi diciamo tu stai sereno. Cioè, però tutti... la stacca adesso si può, c'è anche su Facebook. Sì, ora sì, da un po' di mesi ormai. Però per esempio esistono una ricerca sugli hashtag, può essere una cosa interessante anche per chi fa operazioni culturali, perché se tu individui un hashtag che ha a che fare con la cultura, che è particolarmente seguito, tu puoi introdurti in quel flusso per, diciamo, trasmettere, no, delle informazioni che ti riguardano, che riguardano le cose, anzi, che fai. Anzi, presidiare i flussi è fondamentale. La gente posta su Italia, Costa Rica, per avere più follow, per cercare di guadagnarsi. Questo però non... questo un meccanismo stupido. Sì, però questo a voi, non a voi, diciamo, in generale potrebbe non servire, no? Diciamo, però può servire fare un'analisi di quali sono gli hashtag più, diciamo, interessanti, e dire... si trovano gli strumenti per farla, può essere anche fatta una cosa così senza esagerare, e introdursi in quei flussi, però ovviamente devi, Alessandro quando dice devi dire qualcosa che serva alla rete, devi dire qualcosa che serve, non puoi entrare a dire seguite Coreia perché siamo belli, nessuno ti seguirà perché non è una cosa che serve. Dire invece c'è un teatro a Lecce che è una cooperativa e che cacchio ne so, una cosa, no, che può servire come raccontare un pezzo della nostra storia, può essere un elemento che aiuta il flusso, perché devi dare per ricevere, e diciamo, ti restituisce qualcosa, no? In termini di follower, in termini di... Questo è il format che abbiamo previsto. Questo mentre accadeva, c'era il fotografo che faceva la foto,
No, ma ce n'erano di più belle anche. Queste hanno un carattere strano. Comunque sì, il format era foto, diciamo, estrapolazione del discorso. Perché? Perché nel TED sostanzialmente la cosa fondamentale sono le idee che vai a raccontare. Quindi ti faccio vedere chi ha detto cosa e quello è l'elemento che viaggia sul social network per diffondere il TED stesso. Tant'è che mi ricordo una fichissima che girava per il TED di Lecce, che era quella Jesus was a pirate, detta dall'hacker che era andato a parlare di open source. E niente, e queste cose funzionavano meglio di qualsiasi pubblicità si potesse fare, perché al posto di dire con un fare coercitivo, come fa la pubblicità, dai, venite al TEDx, no. Guardate, al TEDx c'è un pazzo scatenato che ha detto che Gesù è un pirata. Ah, allora vado. Cioè, questo è il meccanismo, no? Il contenuto prima. Questo è il backstage, invece. Ulteriore format, diciamo, di gallery che può aiutare, che dà il senso di quello, di come si costruisce uno spettacolo, no? Anche le riunioni di mentre costruite lo spettacolo, sono tutte cose che aiutano. L'importante è che ci sia una storia. L'importante è che non pensiate di andare su Twitter come se stesse andando a distribuire dei volantini di fronte al supermercato, no, davanti a una scuola. Cioè, devi non manipolare, cioè non inventare una storia che non c'entra nulla. La tua, basta e avanza. Cioè, quella che hai, grazie a Dio, basta e avanza. Bisogna spezzettarlo in un piano editoriale, temporalizzare, cioè dire tale ora questo, tale ora questo, ovviamente con un minimo di flessibilità, no? Perché se succede una cosa di cui bisogna parlare, bisogna... Oppure se abbiamo più assegni che sono contemporanei, adesso abbiamo il Teatro del Mondo, vabbè, ma se abbiamo Strade Maestre e Teatro di Pasqua, creare due pagine su queste... Per esempio... Il problema è che finché crei la pagina, finché hai un numero considerevole, è utile. Questa cosa, per esempio, non sono assolutamente d'accordo, perché il nostro pubblico è molto sfaccettato, quindi io se mando un messaggio per la rassegna serale o per la rassegna dei bambini, è molto probabile che i miei due pubblici si incrocino in quel punto che è la mia pagina unica e che mi funge di più da strumento che tagliare con l'accetto due pagine separate. Basta evitare di sovrapporre il tempo, no, infatti, cioè il post a distanza di un'ora. Cioè, esatto, magari, infatti. Una cosa che siamo posti, sempre abbiamo creato. No, per Teatro dei Luoghi abbiamo creato una pagina a parte, ma perché vorremmo... Perché è un festival. Perché è un festival, perché ci piacerebbe che questa cosa fosse radicata, avesse un suo progetto. State costruendo, diciamo, esatto, una cosa... Esatto, avesse un suo progetto. È lo stesso ragionamento che noi abbiamo applicato l'anno scorso alla scuola estiva X, cioè l'anno scorso noi la pagina non la facemmo perché dicemmo non serve, questa cosa è un esperimento, non sappiamo come va. Poi dopodiché è andato bene, quest'anno abbiamo detto la facciamo perché vorremmo che dopo questa edizione la questione potesse continuare a camminare sulle sue gambe, senza dover necessariamente utilizzare la pagina di FF, la pagina di Fazlab, cioè avere una sua dignità di esistere a parte. Poi magari... posti, sì, è chiaro, eccetera. Chiaro. Non tutto, però io conoscendo anche, diciamo, le persone, gli esseri umani, ci può anche stare che qualcuno abbia in antipatia FF3300 e non la scuola, sì, piuttosto che qualcuno che dice a me di sentire le vostre menate non mi interessa, però sapere se la rifate, come la rifate, dove la rifate mi interessa, quindi vi seguo sulla scuola. Sono scelte. L'importante è sapere che una volta che si dà la dignità di esistere a qualcosa, a quel punto poi va curata, non possiamo prendere una cosa, lanciarla e poi abbandonarla. Per quello ti chiedevo prima. Sì. E poi è... che dedita a fare solo i social, sì e no, diciamo, la maggior parte delle volte sono io, però non ho questo ruolo, nessuno me l'ha dato, però diciamo, noi non siamo l'esempio giusto,
diciamo, voi potreste, diciamo, ma manco voi, perché appunto io sono un fan sfegatato del non serve il social media manager, devi essere tu il tuo social media manager, impara a farlo perché ti servirà. Io penso anche perché è molto più semplice così. Sì. Sì, ma secondo me 15 sono ancora siamo nello gestione. Con qualche difficoltà, magari 2-3 persone che si passano la palla ce la fate. Il problema è quando c'hai le centinaia. Ah, io stabilita in gruppo e poi può anche applicarla a una sola persona. Qual è la linea editoriale? Diciamo, più che linea, un piano editoriale. La strategia. Diciamo, sì, cioè, voi state facendo il teatro dei luoghi, per forza di cose adesso dovete andare nei luoghi, cioè io, fossi voi, andrei nei luoghi dove si terrà il teatro dei luoghi. Lo so, cerco sempre qualcosa. Ok. Si terrà, dove io personalmente andrei nei luoghi dove si terrà il teatro dei luoghi e fotograferei i luoghi oggi, vuoti. Qui, fatto. È una cosa, per esempio, che dovrebbe fare. Chi è che viene? Quale attore viene? Non so, io poi parlo senza sapere. Vengono l'attore X, queste persone andrebbero a raccontare chi sono, esatto, che fanno. Piano, abbiamo un mese di tempo. Metterle. Poi che qual è l'esigenza che ha dato vita a questo progetto? Raccontate, sì, l'esigenza, perché è nato, come è, sì, nato. Non tutto insieme, no? Pezzo, esatto, pezzo. Due cose al giorno. Sì, storia. Piano piano, con un metodo però, non... Io mi alzo stamattina e metto, ma che facciamo oggi? Mettiamo, no, che facciamo domani, dopodomani e dopodomani, senza esagerare troppo, facciamo questo, questo e questo, ok, lo costruiamo così e a tale ora mettiamo questo, va fatto il ragionamento, non è scrivi un post, devi mettere, devi fare il post, devi... E poi ovviamente noi per esempio non lo facciamo sempre, però almeno le persone che stanno intorno a voi, non per forza voi, ovviamente rilanciare con i vostri, no? Rilanciare. Qua c'è una cosa. Per esempio, uno potrebbe essere la persona che si occupa di fare l'aggiornamento materialmente, ma il gruppo che stabilisce la strategia redazionale potrebbe avere un gruppo segreto su Facebook di coordinamento dove quando qualcuno sta postando qualcosa dice io sto per postare questo. Mi fate il favore di dare una bella condivisione, di spingere un po' l'argomento, eccetera. In questo modo, quando una notizia entra nella rete, invece di andare subito giù nella timeline di Facebook, esatto, rimane su, sì, perché il numero di like, condivisioni e commenti la tiene più in alto. Sì, sì, no, quello è già quello funziona. E tu potete usare lo stesso gruppo che usate per raccordarvi sulle condivisioni e like, anche per stabilire, oh ragazzi, io vorrei postare questa cosa, come la vedete? No, guarda, se la scrivi così è meglio, per esempio. Cioè, almeno noi lo facciamo, anche per dire adesso per il laboratorio, ieri notte con Matteo e tutti gli altri 10 persone dello staff stavamo ragionando di come andasse postata a lui, a un certo punto stava in treno, a un certo punto ce l'ha raccontato. A un certo punto io gli ho scritto una roba e abbiamo iniziato una discussione, alla fine abbiamo stabilito in 10 minuti come doveva essere affrontato il problema e basta. Questo genere di accorgimento. Io dico di sì, cioè lo staff che può in qualche modo collaborare su Facebook, un gruppo chiuso, così vi coordinate anche se uno sta a Roma e uno a Milano. Sì, noi siamo alle scrivanie che distano. Però diciamo, l'importante è che ci sia una persona che ha la responsabilità e l'autorità di dire agli altri ci dobbiamo dare una mossa, qua bisogna fare così. E serve per forza. Allora potrebbe anche andare bene così. Ci sono delle domande però prima. Io le ho fatte tutte, quelle che più o meno. Però è una, quando avete presentato quel grafico lì, no? Sui top influencer. Ma i top influencer sono quelli che hanno utilizzato di più la parola teatro? Quando... No, sono le persone che hanno più follower, cioè più persone. Per esempio Alessandro è una metrica, è un numero che viene fuori da
quante persone ha che lo seguono, quanti tweet fa e quanto i suoi tweet vengono ritweetati o quanti like prendo, quanto vengo commentato. Cioè non è questo, cioè sono, quanto però effettivamente però avete presentato, sono venute fuori sì. Incrociamo da teatro, no? Sì. Quindi sono tutte le persone nell'ambito del, cioè che hanno utilizzato la parola teatro. Tra quelle persone, quelli con più commenti, più condivisioni, più contatti e più retweet. In generale, cioè potenzialmente quelle più seguite. Che hanno usato ultimamente la parola teatro. Quindi le persone che in teoria potrebbero essere interessate, perché l'hanno utilizzata, interessate al tema del teatro ultimamente. Quindi sono gli stakeholders. Esatto. Sono gli stakeholders. Fare quello ci vuole un software specifico ovviamente. Dipende, io ti dico che io sono abituato a farlo ormai anche a occhio nudo, nel senso che guardo un po', no, ok, beh, tu chiaro, sì, tu no, dici però. Però avere uno strumento del genere a me mi agevolerebbe il lavoro, sì, figurati. Ma in realtà quegli strumenti ci sono anche gratuiti su internet. Il problema di quegli strumenti sono le metriche, perché esatto. Quello è il progetto. Perché io immagino, non lo so, che quello che hanno progettato loro abbiano deciso cosa analizzare. È lì il quid. Ma soprattutto tutti i dati, stiamo parlando, ormai la guerra è vero, è in atto, ed è una guerra informazionale, nel senso che la cosa più importante oggi al mondo, più del petrolio, sono i dati, cioè sono le informazioni. Per avere la possibilità di raccogliere tutti i dati, cioè questo sistema qua, ne esistono a centinaia a pagamento, anche gratuiti mi sa che esistono, no? Ma nessuno ti permette, cioè fartelo da solo e avertelo in casa, ti permette di conservare i dati tu e di conservarli per quanto tempo vuoi. E fare, quindi, avere una mole di dati ti permette di fare quello che vuoi con questi dati, cioè interrogarli come vuoi tu. Cioè se tu mi dici, guarda, a me non mi serve quanti retweet ci sono, ma mi serve quello che ha 12 anni, tra i 12 e i 15 anni, esagero, e che vive a Milano... E che scrive di videogame. E che scrive di videogame. Io te lo do. Le app sono dei software che girano qua sopra, però non cambia niente con quello che hanno fatto loro. Noi non ce l'abbiamo, stiamo ragionando sull'ipotesi di farci l'app tipo per fare, dipende per fare cosa. Noi facciamo app, te lo dico, quindi in teoria sarei interessato, no? Cioè non interessato a proporre, interessato al tema. Però dipende cosa. Se a noi vengono e ci dicono voglio fare l'app, primo devi sapere che non puoi mettere, cioè l'app deve fare una cosa specifica. Cioè non può esserci le news, l'appuntamento, quello è il sito, perché oggi un sito responsivo ti permette di essere navigato come un'app tranquillamente, senza spendere soldi per farlo. C'hai l'app, c'hai il sito che è responsivo, che è fatto cioè per essere utilizzato su tutti i dispositivi, che si adatta quindi perfettamente all'iPad, all'iPhone, se non ce l'hai fatelo. Prima cosa, perché ormai la percentuale, potresti vederlo da solo i dati dalle analitiche di Google, se non ce l'avete fatelo, lì su Google Analytics puoi vedere da che dispositivo, cioè come si sono connessi al tuo sito. Se tu vedi che vedrai sicuramente la percentuale di gente che si è connessa tramite smartphone o iPad è altissima e non hai il sito responsivo, cioè che non è perfettamente visualizzabile anche su questi dispositivi, devi sistemare il sito, per forza. L'app che... L'obiettivo dell'app è quello di arrivare sullo smartphone con il messaggino. E più che altro con gli appuntamenti. Con le notifiche. Con le notifiche. Domani c'è questa cosa. Quello. Non lo so. Se può essere... Perché poi l'app se la devono scaricare. Cioè presuppone proprio una voglia, no? Non è il semplice indirizzo, dai, sul sito... Devi andare allo store. Però comunque abbiamo un pubblico che ci segue, secondo me se lo scaricherebbe. Abbiamo un pubblico giovane, no? Ci è successo in questi 2 anni, per 2 o 3 anni, insomma, un impegno particolare. Quindi vedere uno spettacolo che gli piace molto, ragazzi di scuola superiore, che quindi sono smanettoni, non riusciamo magari a mantenere un contatto con questi. Sì, magari ci fanno il mi piace su Facebook, forse, non lo sappiamo. Però se gli dicessimo, davanti a 200 ragazzi, scaricatevi l'app così rimaniamo in contatto, per dire. Non me la scaricherei. Se nell'app ci fosse una specie di sistema che mi fa fare le fotografie mentre sta allo spettacolo o dopo lo spettacolo e le mette in un sistema per dire dove ci sono anche l'altro amico mio che l'ha messa, cioè non lo so, devi trovare una cosa in più, una funzionalità in più
che ti permette poi di ricevere, diciamo, di fare un passaggio, solo scaricare per rimanere aggiornato sulle cose, non mi interessa, tra quotidiano, siti internet, qui Salento, vostro sito, ci deve essere una cosa in più. Poi è anche peccato, cioè voi spendereste dei soldi, sarebbe un peccato non sfruttare la potenzialità che questi cosa hanno. La potenzialità dell'app, di questi strumenti soprattutto, non è rimanere aggiornati perché mi deve arrivare la notifica, ci sono centinaia di modi altri, no, per farlo, dalla mail all'SMS, è una potenzialità enorme. Cioè, qual è realmente la potenzialità di questa cosa rispetto a quello che fate? Abbandona un attimo, no, l'ottica notifica, voglio rimanere in contatto perché la gente, voglio che viene di più. Che cosa realmente potreste riuscire a fare con questa cosa in più? Quando la trovate, quella è la cosa principale, e poi ci mettete la notifica, no, accanto. Però trovate prima che cosa effettivamente, come effettivamente può essere utile questo qua rispetto a tutto quello che fate, per dei casting fittizi, cioè ragiono ad alta voce, eh? C'è uno che si fa il video, vi manda un video simpatico mentre fa l'otello, cioè, non lo so, capito? Ragionate su come poter sfruttare al massimo le potenzialità di questa cosa con una funzionalità, non, cioè, in tuna, le foto, i video, oppure le scritte, i messaggini che loro scrivono, qualcosa di che possa essere realmente, che sfrutta realmente le potenzialità, e poi lì ci mettete la notifica, che vi serve comunque, no? Sono i 5, ciao. Ciao. Allora, vabbè, ci vediamo domani con Francesco Lancia, che è un attore, autore, eccetera, che viene da Roma, da una compagnia di improvvisazione, si chiama I Bugiardini. Lui ci parlerà dell'esperienza che hanno vissuto loro con uno spettacolo di improvvisazione che hanno portato al Fringe Festival di Edimburgo attraverso il metodo del crowdfunding. Quindi anche questo, per esempio, è una cosa molto interessante. Non lo so se per te può essere, però questa è un ragionamento sul budget, no? Il crowdfunding è praticamente un modo, diciamo, collettivo di raccogliere finanziamenti rispetto a un progetto, cioè metti la tua idea, fai un'idea, la fai bene, la metti online e chiedi alla gente di contribuire a realizzare questa tua idea, ok? E c'è anche gente che mette un euro, però migliaia di persone sono migliaia di euro, okay? Ci sono progetti importantissimi, cioè apparentemente solidarietà che diventa importantissimo in questa modalità, no? Grazie a Matteo, grazie a voi, grazie a Alessandro e a tutti. C'è a 5 minuti sempre quel questionario che vi chiedo di compilare, vi ringrazio. È un aggiorno per ogni mobile, sì.